e la conoscono, però cercherò di farvi vedere delle cose in più, sempre nel senso di cui parlavamo prima, il di più, cioè quello che è dentro, cioè le relazioni, la natura dei personaggi. Molte delle cose che faremo oggi hanno a che fare con questo, la natura dei personaggi, la definizione della storia, il tema, ciò di cui il film parla. Non ho visto 14 minuti di film. Ok, adesso ditemi, no, le vostre impressioni, so che sono influenzate da quello che sapete del film, però ragionate su questo, su questi 14 minuti, perché quando noi vediamo un film, e soprattutto quando lo scriviamo, noi non abbiamo un libretto, possiamo sapere delle cose in generale, ma noi reagiamo scena per scena, cioè parlo a chi i film li fa, no, mi rivolgo a voi non come spettatori, come... Allora, cercate di vedere la natura del processo. Allora, la prima scena che vedete, la più lunga di questa sequenza, che cosa ci mostra? Cioè, se voi doveste dare un nome a questa scena, cioè quella tra il padrino e Buonasera. Strano, si chiama Buonasera. Buonasera, buonasera. Ok, una richiesta che parlami di lui, naturalmente ci interessa molto di più lui che Buonasera. Si inizia a delineare, secondo me, è anche un pretesto per iniziare a delineare il modo di pensare di questo personaggio, no? Il fatto che lui dica, vabbè, tu vieni qua, il suo modo proprio di ragionare, di intendere la vita, il rispetto prima di Ok, tutto, la è sua. tutto vero, però vi invito sempre ad essere diretti, cioè a dare un nome diretto alle cose. Cioè, quando inizi un film, 90 volte su 100, qual è la tua prima priorità? Chi è il protagonista? Chi è il protagonista si esprime attraverso quello che fa. Allora, se tu dai un nome a chi è questa persona, ti guido, è decisamente qualcuno che amministra un... Potere, potere. Vuol dire proprio, è simple as that, come direbbero gli americani, che questo è un film sul potere. Però, Nella prima stabilito scena si questo, vede che trova lui come il potere viene amministrato? Cioè, se questo è un uomo di potere, ci sono tanti uomini di potere, che cosa è specifico di Vito rispetto agli altri? E qui comincia a vederlo nella prima scena, nella seconda, attenzione, nel secondo incontro e nel terzo incontro. Allora tu hai già abbastanza elementi per capire qualcosa, che il potere si amministra in molti modi e che Vito ha un modo diverso a seconda delle persone. Quindi è un uomo che amministra il potere, ma è un uomo... Sostanzialmente, scusate, ve le lascio sospese, ma è un uomo saggio, è un uomo che continua su questa falsariga. Un uomo saggio che amministra potere è un uomo che sa valutare, è un uomo che sa chi è di fronte, è un uomo che è tignoso con Buonasera. Perché? Perché Buonasera non l'ho Non ha rispettato molto il bene. potere, Ma quando arriva il pasticcere è un uomo molto diretto. Dice, va bene, anche pragmatico, se che vogliamo, arriva di dopo che cosa hai l'incontro. Perché lo bisogno? conosce già, sa Di che cosa hai che bisogno? hanno un rapporto consolidato, E diciamo, certo. forse E l'altro diciamo. dice, come gli risponde? Don Corleone, voi sapete sempre che cosa fare, no? Capite sempre tutto, sì. Io sono fisso con l'inglese, cercavo di arrivare. Attenzione, Luca Brasi. No? Luca Brasi ci spiega che cosa vuol dire amministrare il potere. Quando Tom, poi entreremo su Tom, gli dice, Luca Brasi vuole vederli, che cosa risponde lui? È Necessario. necessario? Cioè non ne ha Voglia. volta. Ma quando arriva Luca Brasi, che cosa dice Luca Brasi? My most treasured friend.
mio amico più prezioso. Cioè, sa, come dire, premiare una persona ignorante al punto che non si ricorda che cosa gli sta dicendo. Ed è meraviglioso, scusate, entro nello specifico, e qui abbiamo Marlon Brando, per cui è come uno Stradivari. Cioè, Marlon Brando, di fronte a Luca Brasi, che si è mangiato le parole, ha una specie di sorriso ironico, come dire, come quando succede, non so, che sei di fronte a qualcuno e non vuoi metterlo in imbarazzo. E aspetta che pa. È un segno di enorme rispetto. Rispetto a una persona che di fronte a lui è un... Michael ha spiegato, no? Ha detto, è uno che ogni tanto dà una mano a mio padre. E sappiamo già che cosa fa Luca Brasi. Poi Michael ce lo spiegherà anche con la famosa battuta, una delle famose battute della storia del cinema. No, gli fece un'offerta che non si può rifiutare. È un assassino Luca Brasi, un tagliagole. Non è un uomo di cultura. Ma Vito lo rispetta, lo tratta perfino con deferenza. Ma attenzione! Abbiamo visto all'inizio che cos'è la deferenza per lui. No, tu non mi tratti con rispetto, non vieni in amicizia, non mi chiami neanche padrino. E tu chiedi a me... Allora, il potere, oltretutto... Andiamo sempre più nella sofisticazione. Che cosa vuol dire per Don Vito amministrare il potere? Vuol dire essere a suo modo... Qual è il tema che il giudice quindi amministra la... Giustizia. E qual è il concetto che nella prima scena, che è lunga, di queste 14 pagine? Sono 7-8 minuti. No, ma lascia perdere questo. Questa non è giustizia. Cioè, è molto chiaro per Don Vito che cosa è giusto e cosa non è giusto. Tua figlia è viva, tu mi chiedi di ammazzarli. Questa non è giustizia. Questa non è giustizia. Cioè, lui è uno che... Il potere è essere equi. Ora, ti anticipo, Michael... non avrà nessuna di queste caratteristiche. Michael è spietato. Michael uccide. E poi domanda. Vito, no. Sì, ma quello nel secondo. Il cognato, nel primo. Quindi, il padrino è un vecchio saggio. Oh, è il capo della mafia. Che accoglie il suo nemico, quello che vuole uccidere. Barzini, benvenuto a casa nostra. E tutta questa prima scena ha a che fare con chi è lui e che cosa fa. E ce lo fa vedere in una maniera molto, molto articolata, molto ampia. Anche la ritualità del potere. Beh, naturalmente, cioè la stanza, le presenze, insomma, quando entrano i bambini Tom li ferma. Cioè, è un rituale questo, che ci spiega Tom. Quando si al matrimonio di una delle sue figlie, lui... Non può rifiutare favori, no? Cioè, c'è tutto un aspetto, come dire, perfino mitologico. Ma va bene, allora sappiamo che, cioè, è un uomo, ci viene presentato come un uomo giusto, ma è un assassino. Questo è il fascino del film. È che tu hai a che fare con gli assassini, ma ti viene fatto vedere il loro punto di vista, ti viene fatto vedere molto correttamente, molto non c'è niente di volgare. Eh beh, sono già, perché sei amico di Hannibal nel Silenzio degli Innocenti? E quello mangia le persone, però... no, lì c'è... naturalmente, ma no, Hannibal è molto sofisticato, non l'ho portato, cioè Silenzio degli Innocenti, perché lì si tocca qualcosa di molto più diretto, che è, penso che vi ricordiate il film, che ha a che fare con il rapporto che Hannibal ha con Clarissa. Ora, se vi ho detto che Titanic è Romeo e Giulietta, anche Silenzio Innocenti ha a che fare con una storia archetipa. Silenzio Innocenti, vediamo se qualcuno... Una volta ho detto questo all'università, c'è stato uno studente che ha fatto una relazione... E poi è diventato un mio collaboratore, perché ci ha ragionato, abbiamo fatto le cose... Davvero, cioè, ma non scherzo. Vabbè, perché io ho detto, il senso di Innocenti è una versione di Cappuccetto Rosso. È una ragazza che va nel bosco e incontra il lupo. Solo che il lupo diventa il suo migliore amico. No, non mangia la nonna, l'ha mangiato altre nonne.
Cioè, è una variabile, nel senso innocenti. È un film che ha a che fare molto pesantemente, pur essendo molto raffinato, con il tema del, con un tema essenziale nei rapporti tra uomini e donne, il sesso. Profumo. Sì, sì, va bene, cioè, sì, sì, certo. Suskind. Perché? Perché Clarissa nella scena prima, che è un film molto sofisticato, molto bello, ma delle cose veramente belle, incontra il direttore del carcere, Chilton. E Chilton che cosa fa con lei? Le ragazze dovrebbero rispondere immediatamente. Cioè sta a provare. Cioè gli dice, sono cose molto interessanti che si possono fare a Baltimora la sera. Allora noi, anche maschi, siccome abbiamo tutti mamme, sorelle, figlie, non tutti figlie, ma riconosciamo immediatamente il pericolo di un, come dire, di un predatore sessuale. E pur vantandoci o immaginando di esserlo, non abbiamo in simpatia chi lo fa, no? Soprattutto quando la nostra eroina è una ragazza. Guardate, ha veramente a che fare, qui sfioro la roba tua, con il problema della vergine e del cattivo che vuole. Lei è una ragazza innocente, ma una ragazza innocente che va a incontrare il più efferato assassino. Ecco, però, il più efferato assassino che c'è sul pianeta è uno che la protegge. La protegge direttamente, nel senso che causa la morte, nella sequenza successiva, di chi l'ha offesa. E vi ricordate che cosa fa quello che sta nella cella accanto? Una scena molto, molto truce, molto, molto diretta. Si masturba e le lancia, le getta il suo seme contro. E Hannibal si incazza così tanto che ci viene detto nella scena successiva gli ha parlato e lui si è suicidato mordendosi la lingua e inghiottendola. Non la vedi la scena, ma ci viene comunicato che Hannibal è uno che ha un tale potere, come dire, cioè mortifero, che può provocare la morte di uno parlandogli, pur essendo chiuso in cella a fianco. Gli parla e quello si suicida. Cosa gli avrà detto? Sei stato proprio maleducato. Si uccide, cioè è un assassino di livello. Vi ricordate quando Hannibal è in gabbia e arrivano i due poliziotti e lui tira fuori? Cioè, non puoi tenerlo in gabbia uno del genere. Però nella scena immediatamente precedente lui ha incontrato Clarissa e l'ha sfiorata con un dito. Non c'è, cioè quello è veramente un film d'amore, di amore particolare. È il film di amore tra una bambina, ragazzina, che deve crescere, che va a scuola. No? Cosa fa Clarissa? È un'allieva dell'FBI, cioè quindi va a scuola. Alla fine del ciclo ha preso il suo diploma. E chi la chiama? Papà. Che dice, sono molto contento che hai preso il diploma. Adesso però c'ho uno che mi viene a trovare a cena. Chilton, devo andare a cena con un amico. Cioè, e gli dice una cosa bellissima, un'altra delle grandi battute, cioè non posso immaginare un mondo senza di te. Detto da uno che come attitudine libera il mondo da altra gente, è proprio qualcosa di toccante. È una grandissima storia d'amore, ma non è una storia d'amore come Romeo e Giulietta, è la storia d'amore tra una ragazza e uno con cui non può avere non può avere scambio, come dire, erotico, ma ha solamente un amore spassionato. Qual è la persona, quando sei una bambina, che ha per te, nella stragrande maggioranza dei casi, un amore spassionato pur appartenendo al sesso diverso? Il papà. Perché il papà è quello che ti fa crescere e ti protegge. Allora, quella è una storia in cui, non a caso, Clarissa è orfana e Hannibal diventa suo padre, la fa crescere, la protegge. Solo che è un mostro. È per questo che ci piace. Perché tutte queste cose qui agiscono in un contesto dove non abbiamo a che fare con un orfanotrofio e con uno. Questo sarebbe retorico. È mettere
a contatto degli opposti che sono apparentemente inconciliabili e toccarti su quelle emozioni. E tu sei contento quando questi due sono assieme, perché ti piace la loro relazione. Però una è un agente dell'FBI e l'altro è un assassino. Yes. Anche perché questi dettagli per una buona parte sono il motivo perché tu spettatore simpatizzi con il personaggio, perché tiri fuori il suo lato umano. Allora, diciamo, qual è l'elemento, però quello dico, c'è sempre la scena necessaria, il perno strutturale, l'elemento perché questa cosa funzioni è che Chilton, che pure è un pilastro della società, il direttore di un carcere, una brava persona, secondo i nostri parametri, ci prova con lei. Cioè fa una cosa che noi consideriamo proibita. Allora Hannibal diventa il nostro eroe perché il ruolo si capovolge. Lui è quello che la protegge dall'offesa. E guardate, è palese questa identificazione nella creatura senza macchia. E come si chiama il film? Il silenzio degli agnelli, cioè lei è un agnello sacrificale, è una creatura che entra nel mondo non solo degli uomini, ma nel mondo del male e ne esce pura, e per uscirne pura dovrà affrontare delle prove terrificanti, perché dovrà andare a scovare lei, unica allieva, l'assassino, Buffalo Bill, che è uno che uccide ragazze per farsi un vestito, e il suo aiuto in tutto questo sarà un assassino ancora più efferato, che però la protegge, che le vuole bene. È incredibile che un film del genere funzioni, perché deve essere fatto molto bene. Così come è molto difficile che tu empatizzi subito per questa figura. Perché empatizzi? Perché immediatamente ti viene presentato come una figura che è giusta, che di fronte, cioè in questa paradossale scena, l'offeso, buonasera, è la persona che va oltre i limiti perché chiede una cosa sulla quale un assassino dice no, questo non si fa. Sì, non però, soltanto giusta, anche ammirevole. Però, se tu fossi mio amico, questa cosa non solo non sarebbe successa, dice una cosa terrificante, e they would fear you, avrebbero paura di te, non ti avrebbero offeso, perché tu, essendo mio amico, saresti stato protetto, no? Ma se non sei mio amico. E cosa vuol dire essere amico? Vuol dire soggiacere a un potere, tant'è vero che riconoscere il potere vuol dire piegarsi e baciare la mano. Marlon Brando, una battuta famosa, cioè un conto è quando avete Marlon Brando in un film, un conto è quando avete Jerry Calà. Pensa a Jerry Calà che fa, oh, di birra. Cioè, vedere Marlon Brando che vi dico questo, il gatto non c'era nella sceneggiatura, lui ha cercato, ha detto, c'era un gatto lì fuori, l'ha preso e fa tutta questa gag col gatto che a un certo punto lo morde e lui per un attimo lo stringe il gatto, come ho fatto fuori col... sta bravo, il gatto rimane così. Si è fatto mettere il cotone per fare, vabbè, era un genio, ma quando... Aveva, quando ha fatto il Padrino, Marlon Brando aveva 48-49 anni, cioè era giovane. Non sembrava già... Si è truccato da settantenne, ma non lo era. Cioè, qui parliamo del mito. Quando Buonasera gli dice, mi volete essere amico, lui fa una faccia, ma veramente... Cioè fa una faccia che per noi, pubblico, si traduce in comprendere. È tutta qui la magia di quello che può fare un attore e di quello che potete fare voi col testo. Farci capire di più. Perché io lì leggo, ma guarda, veramente anche no. Però, certo, se fa parte del mio ruolo, se tu... E subito dopo che lui è stato, come dire, baciato, il suo atteggiamento cambia completamente. E guarda, un giorno. Ma il suo ultimo commento è con Tom sulla porta. Noi non siamo degli assassini.
nonostante quello che pensa questo beccamorto. Cioè questo fa il becchino, tant'è vero che il favore che gli farà è quello di sistemare Sonny dopo che è stato ucciso. E il favore che farà Enzo? Enzo è un personaggio grandioso, sta lì dietro e lui fa in modo che Enzo rimanga, e Enzo sarà protagonista di una delle grandi scene della storia del cinema, questa la vediamo senz'altro, perché aiuterà Michael più avanti. Sono Enzo, Enzo il pasticcere. Adesso vi chiedo, adesso sappiamo chi è Vito, mi dite chi è Sonny? Cioè Sonny è James Ken, il figlio presente. L'abbiamo visto fare delle cose. Ha una grossa personalità ma non ragiona molto, è molto istintivo, non potrebbe essere il suo successore. Perché... Beh, perché tu lo sai, ma in effetti hai risposto come avevo risposto io. Cioè, il padrino è uno che valuta, che soppesa. Sonny no. Sonny prima fa la cazzata, poi ci pensa. Vito sa già che Michael è Sonny. Aspetta. No, qui sbagli. Perché Vito non vuole che Michael diventi il padrino. No, perché diventasse un senatore. Non vuole. E farà di tutto per evitare che Michael diventi il padrino. E Michael non vuole diventare padrino, come vedremo tra pochi minuti, dalla battuta che darà a sua... Vedete come gli elementi dei personaggi essenziali sono tutti presentati subito? No, ma... Parliamo di Michael in assenza, no? Qual è la relazione è tra Vito e Michael? Importante, perché non vuole fare la foto di famiglia. Non si fa la foto senza Michael. Qual è la reazione di Sonny? Cazzo. Non c'è Michael. Ma non lo so, forse l'avrebbe fatto per qualsiasi figlio. Va bene, ma allora che cosa vedi dopo? Rivalità. La parabola del figlio il prossimo. Ma che cosa vedi dopo? Rivalità. Hai ragione. Adesso parlami di Vito e Michael, perché queste sono cose che nel film ci sono e tu le devi riconoscere. L'hai visto? Vito spia l'arrivo di Michael dalla finestra, dal suo studio, e quando arriva Michael si gira ed è contento. Non c'è bisogno di dire questo è il mio figlio prediletto, no? Ma lo sai che Sonny non può essere il padrino, ma non c'è bisogno di dirlo, non può essere, non ha le caratteristiche. Ma non solo la scena del momento della macchina fotografica dove lui si espone davanti al sputa, quella dell'FBI gli fa vedere il documento e dice una battuta che per me è meravigliosa: questi FBI non hanno rispetto. È chiaro che è una battuta ironica, no? Tutto questo gioco del rispetto, ma uno come Sonny che dice questi non hanno rispetto è veramente estremo, cioè grottesco, no? Questi lavorano, gli assassini siete voi, e non è che c'è dubbio, anzi se c'è un dubbio adesso Michael te lo leva. Dice, guardate, noi non, dice, ok, non è che ci occupiamo di import-export, eh? Cioè noi ammazziamo gente, e questo fa la mia famiglia. Arriva. Naturalmente hai visto che è un film sulla famiglia, naturalmente hai visto che è un film sul potere. Allora, se ti dico che Michael non vuole diventare il padrino, che Vito non vuole che Michael diventi il padrino, ma che Michael diventa il padrino, questa filastrocca si scioglie, questo è un film, in senso profondamente Shakespeare. Ah, ma sono coppia! Pure! Ah, non fratelli! Coppia! Coppia cinematografica! No, fratelli no, te sei bionda. Fratellastri! Sì, e forse il destino... È un film sul... Sul destino, non si può andare contro il destino. Ah, il destino è una forza bastarda, perché il destino provocherà la rovina e aggiungo, visto tutto il ciclo, all'inizio tu hai una famiglia, nel giorno del matrimonio, felice. Non è solo ormai, da solo in Sicilia, lontano dai figli. Carrozzella.
ma sarà sempre solo. Alla fine di ogni episodio Michael è solo. Ma lui decide di essere solo nel momento in cui diventa padrino. Ma che cosa farà? Che cosa farà purtroppo Michael? Distruggerà la sua famiglia. Questo è un film sulla famiglia, ma è un film sulla famiglia che si distrugge. E chi la distrugge? Come giustamente hai detto, lui uccide il fratello, uccide il cognato, uccidendo il cognato... muore anche la figlia. Muore la figlia. Aliena, si aliena la moglie. Perché? Come interpreta lui il potere? Perché lui c'è il padrino... Quello è il cambio generazionale. Quando tu avevi il padrino, la famiglia, quando c'era Vito, la famiglia era felice. Come interpreta? Ma perché quello è un potere imposto appunto dal destino, dall'altro, mentre Vito quel potere lo cerca, lo vuole, lo fa suo. È perché non puoi sfuggire al tuo destino, non puoi sfuggire. E il destino di quella famiglia è pagare, perché pagare per le colpe. È solo che queste colpe le pagherai per mano di te stesso. Cioè, se si occupassero di pasticceria, probabilmente avrebbero avuto una vita più... Ma si vede come cambiano i loro affari nel corso del tempo. Ma certo, ma questo è un aspetto, no? Tutto il film ruota, però fra tre scene ti verrà detto che c'è una polvere bianca, no? La madre prima è contro la droga, poi invece... è Vito contro la droga. Perché la guerra, cioè se questa è la storia del padrino che difende il suo potere, il suo antagonista, anche se non lo sai, ti viene detto alla fine chi è l'antagonista, anzi lo dice lui. Io pensavo che fosse, invece era Barzini, no? E Barzini è invitato al matrimonio, perché c'è un rituale, lì lo vedi, no? Si è contornato, è quello a cui cercano di fare la foto. La differenza di Sonny, no? Barzini può indicare a uno, fallo, Sonny se ne occupa in prima persona. Cioè, il padrino, mi spiego, al di là del fatto che l'azione sia stupida in quel contesto, il padrino non fa l'azione, il padrino delega, il padrino dice, dalla clemenza questo, prendiamo un senatore ebreo, il padrino non si deve sporcare le mani, proprio perché il compito del padrino non è quello, non si deve esporre. Però il modo in cui Michael diventerà padrino sarà uccidendo, ci arriveremo a pezzi. Ok, altre cose che abbiamo visto? Parlatemi di Michael adesso. Che avete visto? Non di quello che non sapete, di quello che avete visto. E quindi? È andato a combattere per quella nazione. Quindi lui è... questi sono criminali, lui è un eroe di guerra, c'ha una riga di... A un certo punto vi ho detto, è un eroe di guerra, c'ha una riga di medaglie. Lui riconosce il potere, l'istituzione. E la sua ragazza? Arriva in ritardo, tra l'altro, quindi è anche un po' distaccato. Sì. E la sua ragazza? È completamente fuori contesto. È americana. È una roscia. È un'americana, è Diane Keaton, mica è Simonetta Stefanelli, che sarà il suo amore, la signora Placido. Vedi, Simonetta Stefanelli ha fatto solo il padrino, poi Placido l'ha sposata e l'ha levata dal mercato. No, è la moglie di Michael, quella che salterà in aria. Beh, sapete che salta in aria, guidando la macchina che deve guidare Michael. Con quei due infami di Angelo Infanti e Franco Citti che lo tradiscono. Franco Citti, perché ritorna Angelo Infanti. Poveretto, è morto Angelo Infanti. Dicevo prima, che, vabbè, magari può sembrare un po' forzato, però mi ci sono ritrovata nella storia, che mi sembra che sia un richiamo alla parabola del figlio prodigo. Eh sì, naturalmente. Quindi anche quello è un archetipo. Ma la Bibbia, possiamo dire. È un archetipo. Parliamo per di storie archetipe. La Bibbia, ha voglia. Bibbia, certo, le sacre scritture sono una storia anche naturalmente. Solo che figlio il prodigo. Figlio che è sempre lì, alla fine il potere va all'altro che ha avuto un altro percorso. Noi pensiamo che il potere ce l'abbia Gesù Cristo, poi c'è questa cosa qui confusa che sono in tre, il terzo non l'abbiamo mai visto. Uno è quello vecchio, l'altro è Gesù Cristo, sto Spirito Santo, ma a Colomba, cioè io non ce l'ho presente. Conosco la Madonna, l'ho vista, appare. Io non lo so. Ma sono tre, però è uno, cioè chi comanda lì? Noi è
Noi pensiamo che comandi, vabbè, facile, comandi Gesù Cristo, però in realtà, cioè, su, come se la smenano? Cioè, secondo me è il vecchio che c'ha in mano tutto. Sicuramente, come al solito, il vecchio c'ha sempre il potere. Che poi Gesù Cristo ancora c'ha 33 anni, cioè tu, quando andrai nell'aldilà, incontri sto ragazzotto che, cioè, io... ho 33 anni, Gesù, cioè Cristo, fatti un po' di vita, fatti un po' di esperienza, poi parliamo. Sei giovane, 33 anni, fra un po'. Cosa avrei fatto in 33 anni? Avrei girato la Galilea, no? Un po' di pesce, un po' di pane. No? Il vecchio sì, minchia, questo, questo è uno... Perché la mia idea, che quella di molti, è andare... incontrare sti signori e andarci a cena, cioè trattarli proprio da pari a pari. Guarda, io devo dire, sono stato abbastanza agnostico, però adesso che ci sono, no, vabbè, avete fatto, c'ho due o tre cose da dire che secondo me potevano funzionare meglio, ma rispetto, cioè... E questa è una solita mussa che dicono il libero arbitrio, dai, cioè... il terremoto in Iran, che cos'è? Libero arbitrio? No, dai, cioè, lo tsunami in Thailandia. Potrebbero anche dire quali sono le conseguenze dell'inquinamento. Non è vero, non è vero. È come hai fatto il prodotto, sei fallace. No, poi dico, mi rendo conto che è un bordello, perché poi parliamo della Terra, poi c'è tutto il resto dell'universo. Capisco che non è che puoi stare sempre lì. Sempre lì presente giorno per giorno, cioè, perdere un derby come l'abbiamo perso, ma è possibile, cioè un autogol in fuorigioco, ma non c'è proprio, ma non c'è religione, infatti sono volati dei commenti proprio non religiosi, non è così, quello diciamo è stato godimento indecente, sublime, però il derby è... Poi confermi. Sì, basta avere, basta sedersi e aspettare, questo ci darà delle gioie enormi. Vabbè, andiamo avanti ancora, vediamo l'altro pezzo, perché tutta la parte... altra cosa, adesso abbiamo visto il protagonista di questa sequenza, è stato decisamente Vito, ma adesso all'interno di questa lunga sequenza, 26 minuti, volevo dire, farvi notare anche una cosa, per chi di voi girerà. Notate i tempi, cioè, d'accordo, questo è un film del 72, però quando la roba funziona non è che hai bisogno di muovere la macchina a strafuttere, cioè stai per minuti su Buonasera con questo, non è un carrello, è proprio uno zoom, è proprio uno zoom indietro, che sta dietro di lui, perché non può essere un carrello, perché c'hai Marlon Brando davanti alla scrivania, no? che fa questo movimento bellissimo, però impercettibile, lo usa spesso, ce n'è uno decisivo più avanti, nella scena veramente centrale del film, che non vi dico qual è, la vediamo, è la scena... di cambiamento, cioè, le scene centrali di un film sono le scene in cui noi vediamo un cambiamento di stato, cioè davanti ai nostri occhi, no, è prima, quando decide di ammazzarlo. Un altro tema che rimpalla in questo film, conosciamo, è una specie di filastrocca che viene ripetuta, business personal business, cioè non è personale, ma è business, lo dice Tom Hagen, viene detta molto spesso. Uno degli elementi della storia è il passaggio da quello che è personale, privato si sarebbe detto, a quello che è business, cioè la famiglia cambia, adesso è una famiglia in cui uno dei movimenti del film e del ciclo è... Nel terzo no, perché nel terzo Michael cerca di ricomporre il privato, ma non ce la fa. Ma in questa storia chiaramente c'è un passaggio dalla mafia, che è un microcosmo dove la cosa più importante è la famiglia,
ad un macrocosmo dove la cosa più importante è il business. Il business prevarica sulla famiglia. Tutte le decisioni di Vito passano dalla famiglia e il modo in cui lui interpreta il potere è che lui gestisce una famiglia allargata. Tant'è vero che risponde a dei bisogni che sono bisogni più dissimili, no? Nel caso è aiutare Enzo il pasticcere, ma l'elemento più importante da questo punto di vista è l'ultimo incontro, quello che ci manca ancora, quello con Joe Fontaine, con il cantante, con Frank Sinatra, insomma, dove il padrino alla fine di questa sequenza ci chiarirà che prima si curano gli interessi della famiglia e poi si cura il business. Vedremo come. C'è una priorità. C'è una priorità. Prima la famiglia e poi gli affari. E per Michael cambierà questa natura perché Michael... Prima vengono gli affari e poi viene la famiglia, al punto che la famiglia può anche essere sacrificata. Cioè che Carlo... Altra cosa rilevante nel film, il vulnus del film, cioè l'elemento che distruggerà, il virus che porterà questa famiglia alla distruzione, è presente all'inizio, è Carlo, è il marito di Connie. Ma non è che devi presentarla all'inizio come uno torvo, come uno... Anzi, cioè Carlo per un'ora e mezza di film non lo vedi neanche. E poi capisci che è un bastardo, che mena la moglie e che poi tradisce. Tradisce la famiglia. E tradendo la famiglia, Michael dice non insultare la mia intelligenza. E come ragiona Michael? Prima gli dà un biglietto per andarsene a Las Vegas, poi lo fa salire in una macchina e lo fa uccidere. Michael inganna, mente. Il padrino... È diretto. Oh no, no, non è vero. È più subdolo. È più subdolo. Nel senso che comunque escogita. Nei prossimi minuti Michael dirà una frase: questa è la mia famiglia, non sono io. E alla fine del film tu potrai commentare: eh beh, certo, questa era la tua famiglia, tu sei molto peggio. Sì, ma quando lo dice a Kay, dice: io non c'entro niente con questi. No? Quindi, per esempio. Uso questa formula perché una frase che ha un certo peso all'inizio del film riecheggia in maniera opposta alla fine. Cioè lui dà una specie di dichiarazione di intenti che poi contraddirà completamente. Allo stesso tempo Michael, nella scena, cioè non ci sono scene meno importanti nel Padrino, sono tutte scene straordinarie. Quando parla con il padre e si confessano, e il padre, immediatamente prima di morire, dice non volevo questa vita per te, volevo che tu diventassi un governatore, un senatore, senatore Corleone, uno di quelli che muovono le fila, no? Cioè, parla di pupazzi. E Michael dice, vabbè, ma... E dice, lo sapevo che per Sonny sarebbe andata così. Ma per no. Cioè, gli sta dicendo, tu eri quello... Sta parlando di figli, cioè non è che può dire Sonny era un cretino, ma... in fondo Vito lo sa, cioè, no cretino, ma era, non c'aveva la testa, non c'aveva, Fredo non ne parliamo, Fredo, vabbè, a Fredo non gli parla neanche Vito, cioè, c'è una scena bellissima quando Vito è ferito dopo che gli hanno sparato, che Fredo entra in camera e lo guarda, cioè il senso dell'amore familiare in questo film è una cosa... Veramente forse i siciliani capiscono, ma anche i liguri. C'è una cosa che abbiamo passato, Kay che dice, ma perché è tuo fratello se ha un nome diverso? E Michael spiega, perché Sonny l'ha trovato per strada, l'ha portato a casa e da allora è sempre stato con lui, il mio fratello. No? Cioè Tom, a un certo punto Sonny accuserà Tom, tu non mi aiuti, e Sonny risponde, e Tom risponde, sono suo figlio quanto te. Minchia! E Sonny sta zitto, perché Tom ha ragione. Quando a Tom Sollozzo dice che il vecchio è morto, Tom piange, pure un avvocato. è straordinaria sta cosa, no? Cioè, che cazzo di famiglia è? Hanno trovato uno per... Sonny poi, quello più che dovrebbe essere più... Cioè, Tom e Sonny litigano sempre, se ci fate, discutono sempre. Però sono fratelli, no? Anche se Sonny è incazzato perché Michael non è nella fotografia, non c'è dubbio che non ha nessuna invidia per il fratello.
No? Perché? Perché è suo fratello. È fortissima questa cosa qui. E tanto più è forte, tanto più patisci a vedere che questa famiglia si disgrega, anzi si distrugge. No? Perché se fossero, non so, se fosse Game of Thrones, cioè, vabbè, si stanno sul cazzo tutti all'inizio, poi più o meno si scannano. No? Ma questi no. È mio fratello. Vabbè, vediamo che succede nei prossimi 10 minuti. E poi, non so che ora avremo fatto, vabbè, cioè, vedremo. È come fare le vitamine, no? Come prendere le vitamine. Allora, dunque, abbiamo detto che sono 20, 24 minuti, 23 qualcosa, la scena scivola, no? Scivola, sì. Il fuoco della scena passa da Vito a Michael. E Michael fa una cosa, pensateci un attimo, Michael fa una cosa che è incredibile. Cioè, è venuto con la fidanzata e dice alla fidanzata, che cosa gli dice sostanzialmente? Che la sua famiglia è una famiglia di tagliagole, di assassini. E lei non lo sa, naturalmente, e rimane a bocca aperta. Allora, domanda, perché Michael fa questo? Cioè, domandatevi, perché lo fa? Per mantenere la distanza, per dire, io sono diverso dalla mia famiglia. No! Perché vuole capire se questa ragazza ci starà. Questa ragazza è intelligente, ma non ci starà. Non ci starà. Vedi, sei partita grande, vuole capire... Se può essere affidabile. Vuole capire se lei è... All'altezza della famiglia. All'altezza di quello che lui progetta, vuole sapere, cioè la sta mettendo alla prova. La sta testando, la sta mettendo alla prova. Ma non è complice, lui non vuole diventare un criminale. Lui vuol dire, ok, stiamo bene assieme, tutto quello che... Adesso però proviamo una cosa, vediamo che succede quando ti dico la verità. Che fai? Te ne vai? Rimani? Io ti testo. E cosa vuol dire quando uno testa? Cioè, supponiamo, adesso lo lasciamo perdere. In una coppia, quando uno fa un test a un'altra, che cosa significa? Che ci tiene. Che vuole... Va bene, vuol dire che ci tiene, ma vuol dire anche che ha... Dei dubbi. No, che è un po' dominante. Che ha una posizione di comando. Allora... Imparate a riconoscere un concetto nelle storie che io chiamo, gli americani chiamano, ma è essenziale, che si chiama power play. Cioè, in una scena c'è qualcuno che ha un potere nei confronti, in qualsiasi scena. Non può esistere una scena dove due stanno allo stesso livello. Perché? Perché questa scena è noiosa. Cioè, se io litigo con mia moglie per 20 ore... Vi rompete il cazzo, perché è una situazione che non ha dinamica. Dinamica è quando una situazione in un film comporta un esito. Allora vi scrivo la seconda legge, questa è un po' la prima legge della robianetica applicata al film. Mi dispiace sprecare un foglio, infatti non lo spreco. Allora, in un racconto, in un film, in quello che raccontate, esistono degli elementi dinamici. Elementi dinamici sono elementi di trasformazione. Un film è la traccia di una trasformazione. È, se volete, quello che succede a un personaggio nell'arco di una vicenda. Come all'inizio, come alla fine. All'inizio è vivo, alla fine è morto, trasformazione. All'inizio è felice, alla fine è infelice, trasformazione. Infelice, felice, trasformazione. No? Il primo elemento dinamico, quindi, è il protagonista. Chiamiamo protagonista. Il secondo elemento dinamico è quello che chiamo circostanza. La situazione in cui il protagonista si trova. In un film, l'unione tra protagonista e circostanza determina una scelta. La risultante della scelta è... Azione. Mi spiego?
sono un personaggio, ho presentato le caratteristiche del personaggio, so chi è, lo metto in una circostanza dove il personaggio deve fare qualcosa. Le scene vengono scritte per questo, per testare i personaggi e per vedere qual è l'esito. La scelta che un personaggio opera si esprime attraverso qualche cosa che fa. L'azione del personaggio determina un cambiamento. L'esito del cambiamento è un cambiamento nella natura del personaggio o nella condizione del personaggio o è un cambiamento nella circostanza, una nuova situazione che determina naturalmente un ciclo. L'arco della storia, e qui devo andare via, l'arco della storia è l'arco di trasformazione, questa è una definizione che avete sentito, l'arco di trasformazione del personaggio. Ed è una trasformazione sostanziale che cambia completamente o la natura o le prerogative del personaggio. Quando avete completato questo arco, la vostra storia è conclusa. Mi spiego? Sembra molto semplice, però le storie sono questo. Prendete qualsiasi storia e applicate queste semplici leggi. Prendete le storie archetipe, non so, se volete. Prendete le storie che avete in mente e cercate di definire. Avete una storia, può succedere che voi raccontiate una storia in cui il personaggio non cambia, ma lo fa attraverso prove. È un caso limite. Ma trovate che la natura di un personaggio non cambia anche se questo personaggio ne ha fatte di tutti i colori. Per dirla banalmente, James Bond è un tipo di storia in cui l'arco di trasformazione del personaggio comporta semplicemente un cambiamento nella circostanza. Ho salvato il pianeta, ma sono sempre James Bond. Negli ultimi, che sono un po' più problematici, quelli... soprattutto questi ultimi con Daniel Craig. Non ha mai fatto un Bond David Fincher? No. No, non ne ha fatti. Sì, ma perdi. Non ci puntare soldi che sono buttati. No. Stai pensando a Seven. Che è un personaggio cambia come. Hai salvato il pianeta, però l'ultimo Bond uccidono M, insomma, è più. Perché? Perché è più vecchio anche lui, perché è un personaggio che non ci interessa più. Il padrino, l'arco di trasformazione, il padrino è un altro padrino, ma tutto l'arco di trasformazione è che sì, ho cambiato il padrino, ma ho cambiato anche la natura del suo potere, tutte le cose che abbiamo detto finora. Le scene sono momenti in cui questa dinamica è in qualche modo o costruita o addirittura possibilmente visibile. Le scene più interessanti sono quelle in cui noi vediamo un personaggio prendere una decisione che cambia la sua vita. Fare qualche cosa di cui noi capiamo immediatamente le implicazioni. Cazzo, ma questa è roba! No. Oppure qualche cosa di cui non capiamo le implicazioni, ma le implicazioni ci saranno molto chiare in seguito. Mi sembra complesso. L'una meno 5. Allora andiamo avanti ancora un pochino. Se vi faccio vedere la scena successiva del padrino, arriviamo fino a un certo punto, poi lo riprenderemo in parte domani, ma non oggi. Oggi pomeriggio voglio farvi vedere altri esempi. Perché dovete avere altri esempi di presentazioni più rapidi, di presentazione di personaggi e di definizione di storie. Dovete avere chiari quali sono gli elementi dinamici della storia. Che cos'è un personaggio, come si presenta, qual è la sua natura, che cosa vuole, chi è, eccetera, eccetera. Anche metodi possibilmente non lineari, qualcheduno c'è. Per esempio Apocalypse Now è un metodo non lineare, c'è una dicotomia tra tempo e spazio, però diciamo approcceremo, qui bravi ragazzi, l'ho portato perché è una costruzione temporale estremamente complessa.
Che cosa fa? Che cosa abbiamo in chiusura? Cioè, quindi lui sta testando lei. Ho detto che c'è qualche cosa di bizzarro. Non ho presentato Fredo nel film e viene presentato solo adesso. Secondo me, ma sono abbastanza anche da cose che ho letto, la scena in cui Fredo arriva al tavolo di Michael è una scena che è stata scritta per essere messa prima ed è stata per ragioni di montaggio messa dopo. Perché? Perché nel momento in cui Michael dice a Kay qual è la natura della sua famiglia, io non posso ritornare a Kay che sorride al tavolo con Michael. Devo andare direttamente alla fotografia. Perché? Perché se io ti ho testato e lei è a bocca aperta, come l'abbiamo lasciata, io voglio vedere qual è l'esito. Devo dare il momento a lei di pensare una cosa molto semplice. Cosa faccio? Di metabolizzare. Beh, insomma, cosa faccio? Molto probabilmente scappo, me ne vado a casa. Scusa Michael, ma abbi pazienza, dopo quello che mi hai detto, me ne vado. Quindi non sono nella foto. Ma nel momento in cui Michael la testa per una seconda volta, perché la testa per una seconda volta? Perché adesso che ti ho detto in che foto stai finendo, adesso non è che ci sono... Adesso o vieni o vai, cioè ora rimpallo a te decidere cosa fare. Lei viene e noi infatti abbiamo commentato, ok, forse era meglio se stavi a casa, perché ne deriverà solamente dolore dall'accettare questo accordo. Lui ti ha detto una cosa, ma poi si comporterà in una maniera molto molto diversa e tu soffrirai moltissimo. Proprio... Ma scusa, secondo te Michael non aveva nessuna intenzione di cambiare vita definitivamente, di distaccarsi? Certamente sì, ma certo che non ha nessuna intenzione di diventare... Che cosa lo fa diventare? Il padre quando... E questa che cos'è? È una... Le sue circostanze cambiano. Quando gli attaccano il padre, è bellissima la scena, lui esce dal cinema con Kay ed è felice. No? È un carrello. Loro parlano, lui dice che gli piace Ingrid Bergman, sorridono. A un certo punto passano davanti qualche cosa che non capisci cos'è, è un'edicola. E quando esci da questo carrello, Kay ha un'espressione molto seria e dice Michael dovresti guardare, lui prende il giornale, stacco, prende il giornale, legge in prima pagina che hanno sparato al padrino e in quel momento Kay esce dalla sua vita e in un certo senso ci esce per sempre, perché nel momento in cui lui deve fare, cambia una circostanza e deve fare una scelta, lui attraversa la strada, entra in una cabina e chiude la porta e lei rimane fuori. Come farà la fine del film? Di fronte al padre non ci so cazzi. E questo ti spiega anche la natura del loro rapporto. Non è che dice, ok, un attimo devo fare una telefonata, rimani qui, cara. Cioè, e quando li rivedrai assieme, lui gli dirà, è meglio che non ci vediamo più. Poi torna da lei, dopo la Sicilia, ho bisogno di te, un anno dopo, certo. Ma non è più lo stesso. Fino a quel punto Michael vuole condurre la sua vita al di fuori della famiglia e poi le circostanze cambiano. Ma vedere il film è a proposito di questo, quindi ti farò vedere quando cambiano le circostanze e come, e che scelte opera. Le scelte, se sono ovvie, sono poco interessanti, no? Se sono inattese, no, per Bacco, ma lui non era quello che voleva. Certo, poi diventa il capo della mafia e distrugge tutta la sua famiglia, che lui ama, però cambia, diventa un personaggio diverso. E questo ci interessa, no? Perché i personaggi scontati sono poco interessanti. Sappiamo sempre come si comportano. Un altro senso potrebbe essere che il potere cambia le persone. Naturalmente il potere cambia le persone, le rende peggiori. È un tipo di potere diverso. È più grande, ma tutto ti viene spiegato. Tutto ti viene spiegato. Nel sollozzo è la persona che sta proponendo ai Corleone di entrare nel business della droga. E Vito dice, no, non mi interessa. Ok,
E Sollozzo, nel momento in cui loro si abbracciano e si stringono la mano, sa già che lo deve uccidere. E nel momento in cui Sollozzo esce, Vito, che parla con Tom, dice: chiama Luca Brasi. E Luca Brasi non è che lo chiami per portare i fiori, vuol dire quello lì bisogna ucciderlo. Prima che lo faccia lui, e lui lo fa prima. Quindi Sollozzo è un rivale all'altezza del padrino. Anzi, come dice a Tom Hagen, diciamoci la verità, il padrino si era un po' arrugginito. Non sarebbe potuto succedere prima, anni prima. Quindi, vuol dire, e ripete, non c'è niente di personale, solo business, però io il business l'ho proposto, nel momento in cui voi lo rifiutate, noi siamo... Non c'è una... Non, come dire, tertium non datur, no? Come si dice, non c'è un'alternativa. O stai con me o ti devo ammazzare. Questa è la loro... E questo non è solo l'opinione di Sollozzo, è l'opinione di Vito. Il gentiluomo Vito, il saggio Vito, questo lo devo uccidere prima che ci pensi lui. E non ce la faccio. Perché? Perché loro anticipano le mie mosse. Quando mando Luca Brasi ad ammazzarlo, loro uccidono Luca Brasi. I Tartaglia. Sapevano già che aveva mandato Luca Brasi. Apparentemente cercano di corromperlo. No? E Luca Brasi fa, minchia. E poi viene strangolato, una scena brutale. Ed è la prima scena in cui vedi di che cosa si tratta. Prima ne hai sentito parlare, poi vedi che qui non si fanno sconti. Si ammazzano i nemici. E quindi capisci in che ambito sei. E capisci anche che le scelte che opererà Michael sono scelte senza ritorno. Hanno un costo pesante. Ma quello che ti manca adesso è che noi abbiamo visto chi è il padrino, no? E che cosa vuol dire esercitare il potere. Ma nella scena successiva in cui Tom viene mandato a Los Angeles, vedi anche... Volete vederla? Sì. Ah, va bene. Allora, il nome di questa sequenza è che cosa è il potere del padrino. Cioè, fino a che punto arriva il potere del padrino? E il potere del padrino arriva ovunque, come vedremo. È una scena anche molto divertente, perché naturalmente non ci mette in buona luce Johnny Fontaine. Ma altra cosa da aggiungere. È molto bello quando il padrino congeda Johnny Fontaine e lo caccia. Che palle sto qui. Ma è un buon picciotto e soprattutto il suo figlioccio. Quindi non si discute, bisogna aiutarlo. Cosa pensa Tom di Johnny Fontaine? Che vuole solo favori. Vuole solo favori. È sempre freddo con lui. Ci sono alcuni passaggi bellissimi, uno l'abbiamo visto, in cui capiamo chi è Tom. Tom sa benissimo che cosa è andato a fare Sonny, o quello che il padre chiama Santino. Lo diverte anche. Sonny, beccato, dice: un minuto, devo finire. Non ha il senso del compito, no? E a Tom questa cosa qui fa ridere. Come commenta il padrino, diciamo, questa vicenda? Ha priorità su tutto. No, parla a Johnny Fontaine e dice: passi tempo con la tua famiglia, perché un uomo... Ma chi sta parlando? Sta parlando al figlio che è dietro e fa un gesto così, il che significa che il padrino, naturalmente, sa benissimo che cosa è andato a fare Sonny e probabilmente anche con chi. Dice: guarda che io lo so dove sei andato, però parla a suocera perché moglie intenda, o viceversa, moglie perché suocera intenda, o una delle due. So che cosa fai, guarda che non va bene, però ne parlo all'altro. E quando, un'altra cosa meravigliosa è, completiamo il ventaglio delle reazioni. Adesso sappiamo veramente che cosa fa il padrino quando incontra gli altri e che ha un metodo diverso con ognuno, e che ognuno è diverso. Intanto Johnny è uno che si può sedere sulla sua scrivania. Cioè, voi immaginate Buonasera che arriva e si siede sulla scrivania del padrino. Cioè, ma ti do uno smattaflone che ti mando nel New Jersey proprio. Pah! Questo si siede, lui è seduto, rilassato, poi gli dice: mangi poco.
ti faccio un'offerta. Però prima gli fa sta pezza, veramente. Devi comportare con... E dice finocchio. Like a fucking finocchio. You could act like a man. Devi comportarti da uomo. Non fare il finocchio. E stacco. E c'è Tom che ride. Se la gode. È troppo divertente. Troppo divertente per lui. Perché gli sta sul cazzo, Johnny. Non può vedere. Lo sa che è un furbacchio. Tom è leale. Cioè, Tom... ha un senso della lealtà profondissimo. E quindi Johnny sta sul cazzo, è vero che viene a chiedere favori, no? E lo sa, il padrino lo sa. Che palle. Più avanti, dopo l'incontro con Sollozzo, arrivano, cosa sono questi fiori? Le amande di Johnny Fontaine. Via, non li voglio vedere. Cioè, il favore te l'ho fatto, ma non mi rompe il cazzo. Lo so chi sei, se c'è un altro uccello. Vabbè, vediamoci Johnny Fontaine. No, vediamo Waltz. Waltzy. O lo facciamo o perderemo il nostro potere, cioè gli dà la spiegazione logica, cioè, non possiamo tirarci indietro, e naturalmente è convincente, uno non può ragionare su queste cose, no? Però il padrino dice no. Mi sono ricordato di un'ultima cosa, perché su quella sequenza precedente ci sarebbe da parlare per giorni, ma infatti io faccio un corso sul padrino che dura 3 mesi, vabbè. C'è stato un passaggio in cui Tom chiede che facciamo di tuo genero, cioè di Carlo, gli diamo un lavoro? Mai. Quindi lui ha già valutato chi è Carlo, l'ha già soppesato, ma no, perché sennò sarebbe morto Carlo, ma sa già che vale poco, non sarebbe arrivato fino a quel livello se lui... È l'avidità di Carlo rovinarlo. All'inizio Carlo però il padrino l'ha già valutato. Il padrino non è che si sbaglia sulle persone. Non è che, minchia, questo qui mi fidavo, mi ha tradito. No. Sbaglia, l'unica valutazione che sbaglia è con Sollozzo, lo sottovaluta. E Sollozzo arriva prima di lui. È questo qui. Va bene, che ora abbiamo fatto? Facciamo pausa ora, così diciamo un'oretta e poi ripigliamo con qualcos'altro. Soprattutto la definizione di questi due primi elementi che ho fatto vedere prima, cioè protagonista e circostanza. E quando voi cominciate un film, potete girare gli elementi finché volete, ma definite un momento, un quando, nella vita di qualcuno, del vostro protagonista, che ha una ragione d'essere, cioè che è un momento che in ogni caso, anche se alcuni film iniziano con uno status quo, cioè con la normalità della vita di un protagonista, beh, voi sapete che se individuiamo un personaggio attraverso la sua normalità, il film avrà probabilmente a che fare con l'interruzione di questa normalità. Cioè un personaggio che vive una specie di routine e questa routine viene completamente capovolta. Spesso i film iniziano con una circostanza che di per sé è eccezionale, cioè molto forte, allora magari c'è una circostanza che prevarica sulla natura del personaggio. Spesso, nel caso del Fulmonti, questa circostanza è molto forte, però è diventata una routine suo malgrado, cioè una situazione in cui il personaggio deve o è costretto a trovarsi. Cioè, se ci ragionate, molto spesso il film ha a che fare o con qualche personaggio che arriva in una nuova realtà, cioè che deve confrontarsi con qualcosa che nella sua vita è completamente nuovo. Sono molti film che iniziano ed è un ottimo modo di cominciare. Faccio un esempio, ieri parlando con questi ragazzi che vogliono fare il film con 20.000 euro, si cominciava a parlare di dove cominciamo. Dove cominciamo è una bega enorme quando avete a che fare con la gestione di una storia. Perché deve essere qualcosa che, cerco di spiegarmi, attragga l'interesse del pubblico in una fase estremamente delicata, perché quando cominciate una storia non avete già materiale su cui investire. Non so se rendo l'idea, ma ragionatevi. Cominciate a vedere un film e se questo film vi annoia nei primi 2 o 3 minuti, molto probabilmente ve la siete già persa. Ecco perché
molti film iniziano con scene di grande impatto, oppure, non so, c'è una specie di modo di riferirsi nell'industria, giochiamoci l'asso subito, cioè iniziamo subito con qualcosa di forte. Prima ho citato James Bond, e lo faccio spesso, non a caso, perché James Bond è di per sé una specie di sottogenere, è un sistema codificato. Dove voi vi aspettate, addirittura nel film di James Bond oramai c'è una consuetudine in cui voi avete una scena forte che non ha niente a che fare col film che raccontate, è una specie di prologo che ti ricorda che James Bond è una specie di supereroe pur essendo mortale. E poi inizia il problema, cioè quando parlo di sistema codificato, traducetelo in come se voi aveste una serie di aspettative che assomigliano ad un rituale. Cioè in un film di James Bond lui rischia la vita combattendo con qualcuno, ha un prologo dove fa qualche cosa di eccezionale, che spesso non ha niente a che fare con il seguito, però può anche avercelo. Dopodiché arriva a Londra all'ufficio, cioè lo vediamo vestito, saluta la sua segretaria, va a rapporto dal suo superiore che gli dice abbiamo questo problema. Oppure il film inizia con un prologo che stabilisce, questo più o meno all'inizio cominciava così, c'era un prologo, secondo me il più bel James Bond di quelli vecchi è Si vive solo due volte, quello ambientato in Giappone, dove ci sono i cattivi, che sono cinesi, che rubano satelliti. E dicono agli americani che i satelliti li hanno rubati i russi. E dicono ai russi che gliel'hanno rubati gli americani. E questo è il prologo che James Bond deve avere a che fare. Il rituale che poi lui se ne va in ufficio e gli viene detto dobbiamo fare questa cosa qui, eccetera, eccetera, eccetera. E poi inizia con un crescendo dove normalmente James Bond, non dico che fa una cazzata, ma non risolve il problema. E deve alzare il tiro, no? Cioè, esiste una cosa, parlando di drammaturgia, ma in genere di cinema o di storia, che si chiama progressione drammatica. Progressione drammatica è una specie di legge quasi fisica della narrazione che dice che la tensione va montando. È una cosa ovvia, ma fate attenzione. Significa che quando voi individuate un'escalation drammaturgica, cos'è un'escalation drammaturgica? Direi è la successione degli eventi in cui il protagonista confronta il suo problema. Normalmente la dinamica di un film è che il protagonista cerca di risolvere il problema, 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 e ogni volta si trova di fronte ad un portato sempre maggiore, sta sempre più nei guai, cioè sempre più lontano dalla soluzione del problema. Questi ostacoli devono crescere, cioè sostanzialmente, dico una cosa ovvia, l'ostacolo numero 2 non può essere maggiore dell'ostacolo numero 1. Allora, uno dei film, non ce l'ho qui, ma uno dei film seminali, da questo punto dico seminali, che vi spiega nella maniera più chiara e anche più efficace, però dovremmo vederlo tutto, ma è un film che sta abbastanza nella memoria collettiva, è Lo squalo. Lo squalo è un film molto semplice. No, si tratta di andare a uccidere lo squalo che si sta mangiando gli abitanti della città. Quando vediamo come è costruito, però, ed è un gioco che faccio spesso, se quando vi chiedo di che cosa parla Titanic, voi mi parlate di Jack e di Rose. Allora, io vi dico che Rose entra in scena dopo poco, dopo una decina, quindicina di minuti di film, ma è la Rose vecchia. Ma noi andiamo al Titanic, Southampton 2012, dopo 25 minuti di film, e Jack lo conosciamo dopo 40 minuti di film, ed è il protagonista. Cioè, stabilire le regole della storia in un film del genere è così complesso. Facevo un esempio anni fa, adesso non lo faccio più perché si è perso. Quando fecero il primo Star Trek cinema, 1979, la serie era così radicata, la serie televisiva, che solo per presentare i personaggi, che avevano una specie di diaspora, ci voleva un'ora di film. Cioè un'ora di film per metterli assieme sull'astronave, e poi avevano un problema. E il film non ebbe successo. Perché? Perché era sconsiderato rispetto... Infatti durava 2 ore e 40, cioè nessuno se lo ricorda. Poi, nei film successivi, Star Trek, come dire, è una franchigia, si usa il termine, si usa... è una serie di film che ha molto successo, ha un pubblico affezionato. Peraltro gli ultimi, secondo me, sono molto belli, li fa J.J. Abrams, cioè sono molto sofisticati.
erano diventati, scivolavano un po' con la verso la commedia, perché i personaggi diventavano vecchi, un po' caricature di se stessi. Cosa hanno fatto? Hanno fatto un nuovo ciclo. Il vecchio William Shatner, che fa il comandante Kirk, era settantenne, ti hanno messo un bel manzo di 25 anni, Spock è uno giovane, ci hanno il personaggio femminile, che era abbastanza secondario, che era una specie di questa cicciottona di colore che si chiama Uhura. Ci hanno messo Zoe Saldana, che è una sventola di quelle che risveglia i morti, faceva l'aliena in Avatar, e a me mi allupava anche se era tutta blu. Cioè, trovo che era un'aliena troppo sexy. 4 metri blu con la coda, mi immaginavo con sta coda. Sono andato a vederlo con mia moglie, mia moglie gli piacciono questi film. No, era un'altra psicologa, era una cosa diversa. Che poi io me la sarei passata così, tipo piumino, no? Non ci farei fatto delle cose. Sì, molto. No, infatti lei con la coda ci faceva dei numeri, perché erano le code che si attaccavano. Cioè, era un. Addirittura con gli alberi potevi fare anche delle cose naturali. Cioè. Sì. Film ecologista. Divertente, molto divertente, però ecco, non è una cosa che dico di Cameron, che ha sempre fatto dei film belli, ma non ha mai fatto un super capolavoro, neanche Titanic lo faccio vedere perché è ben fatto, ma non lo so, cioè ne ha fatto tanti bei film, però nessuno secondo me è Terminator, forse il secondo, ma è quello, però un plagio, cioè un po' copiato, vabbè, lasciamo perdere, non diamoci tristezze. L'ho messo il film dentro, sì. E ci metto un po' a carburare. Che cosa? Allora, lo squalo è un esempio da questo punto di vista. Perché? Perché ci sono 3 persone in barca a caccia di uno squalo e provano a prenderlo, e ogni volta stanno... Addirittura... Questa cosa è simboleggiata dal fatto che Robert Shaw, ma Kilt, che è il pescatore, a un certo punto dice, vabbè, gli attacchiamo 3 bombole d'aria, nessuno squalo può andare sotto... Ok, it's illegal, but... Dai, lasciamo perdere tra noi, su, tra amici. E ci sono però dei passaggi che sono molto, molto precisi nel film. Intanto... mi piace ragionare sui presupposti del film. Punto primo, battuta fondamentale del film Lo Squalo, altra battuta che è rimasta nella storia del cinema, è Roy Scheider, lo sceriffo Brody, la prima volta che Lo Squalo ci appare, è passato più di un'ora di film, dice una battuta straordinaria, lui dice abbiamo bisogno di una barca più grande, cioè Lo Squalo è grosso come la barca. Allora, domanda, perché non andate con una barca più grande? No, cioè andate con un peschereccio No, perché bisogna creare delle condizioni, come dire, per i nostri personaggi di sfavore. Se tu sei in mare, stai cacciando uno squalo, a un certo punto capisci che lo squalo caccia te, c'è una cosa molto semplice che puoi fare e che io farei, onestamente, andare a casa. Cioè, giri il motore e vai a casa. Per cui il momento in cui il film interrompe la sua dinamica, ed è un momento molto forzato, ma che vi spiega che voi avete, vuol dire, la grande capacità e possibilità di manipolare la storia secondo il vostro interesse, perché siete dei creatori. C'è un momento, che è una scena di cui non si capisce il senso, ma senza la quale il film non può svilupparsi, in cui Kilt spacca la radio. Cioè, non possono chiamare aiuto. Perché? Perché lui vuole affrontare lo squalo da solo, ma è una forzatura, cioè sei deficiente, no? Soprattutto quando il film ha cambiato dinamica nel momento in cui ti sei reso conto, in un momento molto preciso del film, quando lo squalo gli attacca di notte, che non sei tu che stai attaccando lo squalo, è lui che sta mangiando te. Non sei te che vai a caccia di uno squalo, è lo squalo che va a caccia di 3 panini. Per cui bisogna fare in modo che questa barca si rompa, no? Cioè, quindi c'è il fatto che lui vada... Sono tutte forzature, ma che alzano il livello drammatico cambiando le circostanze. Cioè,
se sei fermo nell'oceano con una barca che non può andare da nessuna parte, non puoi chiamare aiuto e sta arrivando uno squalo che è più potente di te, so cazzi. Ma fino a quel punto puoi sempre andartene. No? Quindi tu forzi gli elementi della storia perché crei una circostanza che è limite per te. No, non è ancora partito. È bello che guardate questa rotazione. E vabbè, e cercheremo di vedere. Però oggi ci occupiamo un po' più che altro dell'incipit, cioè di come sono, e attraverso quello cerchiamo di capire sempre più elementi. Allora, una cosa con cui inizio è questo film leggero, molto divertente, anche questo cerco, purtroppo questo ce l'ho in non c'ho il sottotitolo italiano, per cui vi devo mettere i sottotitoli in inglese, che spero capirete, sono molto gergali, cioè sono a Sheffield, nello Yorkshire, ma se avete problemi, chi è che non capisce niente di inglese? Io. Te? Vabbè, te lo traduco io. Te lo traduco io. Però un film funziona quando, ed è una cosa che dicevo, non dipende dai dialoghi. Cioè, i dialoghi arricchiscono, ma è un film, io ho visto, cioè Ida l'ho visto in polacco quest'estate, era un festival con sottotitoli ciechi e che non erano d'aiuto, anzi, erano abbastanza distraenti, però si capisce. Cioè, l'unica cosa che mi serviva era capire, ma ho chiesto qual era la relazione tra per chi ha visto il film, tra la giovane, tra Ida e la zia. No, infatti chiedo, ma chi è lei? È la zia, ok, adesso so tutto, vanno in cerca della madre. Come? A sentire Bergman che parlano lo svedese è una lingua gutturale che antidrammaturgica. Allora vorrei farvi vedere tre scene, forse quattro, che vi definiscono chiaramente chi è il protagonista, dove si trova, cosa sta succedendo, che cosa deve affrontare. No, sapete, questo è il film di un gruppo di disoccupati dello Yorkshire, ex lavoratori dell'industria siderurgica, no? Sì, sì, che non hanno un lavoro e che decidono, come dire, per riscattare la loro vita, di diventare stripper, cioè ballerini. Ora, perché quest'idea, vedrete chiaramente da dove viene fuori quest'idea. No, cioè non è un'idea campata, è una cosa che il film usa. E vedrete perché, soprattutto il protagonista, che è Robert Carlyle, nel film si chiama, vabbè, adesso lo vediamo, perché lo deve fare, cioè quali sono le sue motivazioni, qual è il suo bisogno, vedrete le circostanze in cui si muovono e tutto questo in un contesto anche molto divertente. Vedrete degli elementi, anche, ve lo dico, che sono molto forti da un punto di vista simbolico. Adesso spiego, non so. Anche nel Padrino ci sono degli elementi simbolici, però il Padrino offre una drammaturgia talmente potente che non ha neanche bisogno di simboli. I simboli al cinema sono delle immagini che rimandano ad altre immagini, cioè che rimandano ad altre immagini, ad altre circostanze, cioè sono delle, come dire, delle informazioni visive che diventano delle scorciatoie. Il cinema è il terreno dei simboli, cioè come lo è la pittura, è prevalentemente una forma di comunicazione visiva che può usare i simboli che altrove sono... Ecco, in poesia si usano i simboli, ma si usano i simboli in termini, virgolette, metaforici. La metafora è qualcosa che trasporta, no? Metaforesse è un'immagine che ne trasporta un'altra. Quindi una metaforia è... Cioè, quelli che fanno i traslochi in Grecia si chiamano metafores. Sì, sì. Trasporti. Infatti io leggevo, questi greci ce lo menano che hanno inventato, poi i traslochi fanno, la metafora è, perché scherzo con i greci, loro hanno questa cosa qui che hanno inventato tutto, la filosofia, la democrazia, cioè siete messi male, tutto hanno inventato, tutto, le spiagge. Le donne che vanno a fare il burlesque.
Sì, perché è un tabù, cioè, fra l'altro questo è un film prodotto da un italiano, cioè anche fatto da un regista inglese, ma cioè, alla Rai questo te lo bocciano perché no, spogliarellisti maschi no, meglio spogliare meglio le donne si spogliano, gli uomini no. Questo è sempre il funzionario Rai con cui avrete a che fare nella vostra vita, lo incontrerete e cercate di resistere. Quindi vediamo, perché poi ne facciamo vedere altri, vediamo un po' come comincia. Il film, peraltro, è ingegnoso, essendo un film piccolo, perché vedrete che inizia con una cosa particolarissima, che magari non vi ricordate. Qualcuno l'ha visto Full Monty? Non ve lo ricordate? Guardate, Spielberg non farebbe, no, un film Lumet Mamet, più Lumet Mamet, Paul Newman, cioè siamo... Ecco, però aggiungo delle altre cose, cioè... vi ho detto io che è ambientata a Boston, un po' perché lo conosco, da quell'inquadratura so dove sono. Se qualcuno è stato a Boston, conosce la parte di Boston che si chiama North End, è la parte dove vivono gli irlandesi, gli italiani, è una zona molto popolare, molto... Però Boston non è New York, non è New Orleans, è la città più europea, è la città dei Kennedy, però anche la città più cattolica, e lui lotterà contro l'arcidiocesi di Boston nel film, cioè è come dire vado a fare causa al Vaticano e ci vado, cioè, vado a San Giovanni Rotondo, cioè c'è una causa contro Padre Pio, per dire. C'è un contesto che gli attributi delle circostanze, la location, portano. Ora, magari questo non è immediato, però questo fa parte. Se voi scrivete una storia, vi dico raccontatemi Taranto, guardate, voi è casa vostra, la conoscete, ci sono delle cose che io non so, mi portate da Jerry a mangiare il panino. Per voi questa è cultura, cioè è genius loci, no? Come dire. Per me no, io lo scopro e sono incuriosito. Il tizio che c'era fuori, stonato, cioè valeva mezzo film per me. Parlava con la statua del cuoco, cioè era, ce n'era un altro quando siamo arrivati, che io non volevo scendere dalla macchina, minchia, mi faceva paura. Sono sceso, buongiorno. Era cordiale a suo modo, con la sua birra raffa in mano. E allora io comincio da ieri sera a codificare degli elementi che diventano per me delle informazioni quasi... Allora, vi faccio un esempio, per dire, sono stato in Tanzania, vabbè, lo ripeto, con mia moglie, ci voleva andare mia moglie, 25esimo di matrimonio, bisogna farlo, insomma, perché costa una fortuna. E ci hanno portato, il primo giorno ci hanno portato in questo... Giustamente la ragazza ha detto, sì, ma io ho organizzato per portarvi a crescere, non vi faccio vedere la cosa più bella, progressione drammatica, non vi porto nel parco del Gorongoro, che è una cosa incredibile, ci sono i leoni che passeggiano, dialogano con te, no? Ti porto prima in un posto più piccolo, siamo arrivati e c'era una giraffa. E io ho fatto, minchia, ma allora è vero, ma esistono davvero le giraffe? E questo l'autista mi ha detto, oh, qui è niente, cioè qui al massimo vedremo delle giraffe e dei babbuini. E io e mia moglie, per la prima ora di questo, una zebra! Cioè mia moglie, ma dove? È lì! Cioè, se ce l'hai solo un metro, cretina, cioè è lì. Perché c'erano queste cose, c'è un babbuino, dove? Ma è lì! E non te, non sei un babbuino, ma è a questa distanza, cioè come fai a non vederlo? È che i tuoi occhi negano il fatto che c'è un babbuino davanti, sono molto simpatici, grossi, no? Si grattano. C'è molta differenza, adesso sono le differenze, babbuini, scimpanzé, gorilla, oranghi, Bertucci, cercopitechi. I cercopitechi sono bastardi, rubano roba da mangiare e ti rubano anche la macchina fotografica. Che la roba da mangiare potevano rubare, la macchina fotografica... Infatti mi è saltato uno sul tavolo, gli ho dato un cazzotto. Ma proprio, pah! Perché rubami il panino, batto il belino, me ne compro un altro, ma la macchina fotografica no. Pensi se... Lui ha fatto e se n'è andato, però poi abbiamo litigato. Vabbè. No, spiego. L'ultimo giorno andiamo in un parco, in questo parco c'è la più grande concentrazione di elefanti del pianeta. Oh, figo, belli gli elefanti. Entriamo dentro, dopo 10 minuti, un quarto d'ora, un branco di elefanti. No, un branco di elefanti, e fai fosso. Ma due ore dopo, eravamo... Guarda, c'è un elefante. Sì, vabbè, ho capito, andiamo avanti. Dai. Che palle, cazzo, sono solo elefanti. Centinaia, no? Cioè, ecco, questo è la nostra natura. Cioè, vabbè, cazzo, ho visto il 100esimo elefante, porca puttana. Adesso vorrei vedere un... Io volevo vedere serpenti, mia moglie, no, se vedono serpenti io torno a casa subito. No, cazzo, io voglio vedere i serpenti. E chiedevo, ma dove, coccodrilli non ci sono. Dove sono i serpenti? Ecco, cioè, ci sono, però non ti fanno vedere.
racconto una gag, la devo raccontare, che sembra che giro il mondo, ma vabbè, è vero, ogni tanto sì, perché c'ho, non è che posso permetterlo, ma mi piace, quando ho i soldi faccio un viaggio. Però qui avevo avuto una botta di culo, mi avevano chiesto di fare un documentario su una onlus in Cambogia. E io ho detto, non c'erano soldi, ho detto, va bene, io vengo gratis, però, no, beh, cioè, spesato, non faccio gratis, no, no, perché bisognava portare l'operatore, io non voglio niente, l'operatore lo pagate, operatore montatore ha preso 2000 euro, non tantissimo, sono stati 22 giorni. Però poi ci facciamo un pochettino, ci sbagliamo un po' le nostre cose, cioè sono lì, magari piacerebbe andare a vedere il Vietnam, poi torniamo da Bangkok, mi hanno concesso tutto, vabbè. La Cambogia cioè, mi ha cambiato la vita, io voglio tornare là. In Thailandia, io veramente vorrei stare in Thailandia, su un'isola, e non fare un cazzo. Che si può fare, costa meno che Taranto, molto meno che Taranto, molto meno. Ed è il paradiso. Però io prima di arrivare lì c'avevo sta fissa dei serpenti. Cazzo, i serpenti, però mi girano un po' i coglioni i serpenti, no? Allora parlo con questa guida autista, Narong, e gli dico: senti Narong, ma dove andiamo ci sono serpenti? Certo. Come facciamo i serpenti? Dice, ma perché? Che ti frega? Cioè, tradotto dal cambogiano, dall'inglese cambogiano, ma cioè. Eh no, cioè il serpente, insomma, fa un po' paura il serpente. E Narong mi guarda e dice, no, tu non devi avere paura, no, il serpente, lui scappa. Lui sente te che arriva, scappa. Lui va via perché lui sente tuo passi, vibrazione, terreno, cioè lui scappa. Poi si ferma e fa, la tigre rimane. Secondo me questo è una cosa che io oramai la racconto a tutti, perché per me è la summa dell'esistenza. Cioè, come dire, tu ti fai delle pippe sul serpente. Attenzione, che il serpente non è il problema è un altro, è la tigre rimane. Allora, uno o due giorni dopo andiamo a fare il problema dei serpenti è superato. L'unica cosa che un po' mi faceva girare le palle è che dicevano, anche io ho un cugino che vive a Bangkok, che quando è andato via la famiglia è entrata in lutto per 20 anni, cioè, quella puttana di thailandese, per dire, che se l'è portato via il nostro cugino, il nostro Riccardo, che bello era. Cioè, quando sono arrivato lì, ho chiamato il mio cugino e gli ho detto, Riccardo, non mi devi spiegare niente, ho capito tutto, cioè siamo noi i coglioni. Sono 25 anni che vivi lì, c'hai la moglie, due figlie, una è una ragazza strepitosa, italiano-thailandese, ha vinto un talent show thailandese di moda, cioè adesso è una star, ha vinto tipo X Factor della moda thailandese, che vabbè non è proprio la cosa più popolare, però io seguivo tutte le puntate, cioè ho votato per lei, cioè. Bellissima, voglio fargli fare un film. L'altra sorella è un ingegnere, stanno benissimo. Cioè. Che diceva però, sai, adesso c'è la stagione delle piogge, un po' una rottura di cazzo, perché il fiume poi si porta dietro, e poi col fiume vengono anche i serpenti. Stare un po' attenti, perché magari sei lì che attraversi la strada, sono questi serpenti, li vedi perché saltano. Dicevo, cazzo, cioè, centro di Bangkok, sei lì con i serpenti, questo me l'hanno detto tutti, no, l'unica cosa un po', perché sono incazzati quando riporta la corrente, sono un po' incazzati, allora ti muori, non è che muori, però devi andare in ospedale, cioè, abbastanza presto, perché sennò muori, non muori subito, però insomma, dacci una botta, insomma, mezz'oretta, ecco, non è che c'hai molto tempo, però lo sanno, c'è il siero, allora penso, cazzo, c'era la stagione delle piogge, però, vabbè, lì, però per il resto andavamo veramente nella giungla, senza. E io avevo i pantaloncini corti e tipo le ciabatte estive, quelle nella giungla, con questi bambini a piedi nudi. E naturalmente a un certo punto, mentre cammino, faccio due passi e vedo. Nero, un bel serpentone. E cazzo, Narong ha ragione. Scappano, non devi andare a rompere i coglioni. Cioè, si infilano in un tronco, si infilano in una tana,
se sposti il sasso, se glielo meni, ti mordono. Infatti Gina Rong mi dice, il problema sono che loro hanno le tane nelle risaie e questi stanno lì nell'acqua, prendono il riso, tac, e ne muoiono un po', ma purtroppo vai a menarli. Allora. Eh sì, ma sai, cioè... No, è che sono in area abbastanza... Può essere un'area remota, prima che... Cobra, cioè... Roba... Però lì invece, in Tanzania, questo dice, no, ma ci sono, certo ci sono, c'è il mamba nero, c'è il boomslang che sta sugli alberi, c'è il pitone, però il pitone, ci sono cobra africani, però anche lui dice, no, ma però i serpenti non li vedi, perché i serpenti magari sono lì a 2 metri, ma col cazzo che si fanno vedere, perché loro, non, se non gli rompi i coglioni, vanno via. La tigre, ma... però non c'è la tigre lì. Sì, ma quando prendi la guida, leggi, l'animale più pericoloso della Tanzania è uno, la zanzara, perché muoiono 100-120.000 persone di malaria ogni anno, è la zanzara, cioè alla fine poi i locali non, cioè, saranno 100 persone che muoiono perché l'ha morso un serpente, ma ce ne sono migliaia che muoiono per la malaria, finito. Ciao amici di Bari, lo streaming, questa è la fine del programma Tanzania oggi e Cambogia ieri, questo tagliatelo. Ah, ma stanno vedendo anche, sono cazzi vostri. Va bene, allora, un morto che cammina, ok, secondo ciclo, vi faccio vedere un altro pezzo. Parlo tanto, però un po'. Quattro legale di inizio, con un inizio, molto più leggero, ma altrettanto efficace. Che è giustizia privata, qual è? Quello con, aspetta, con Gerard Butler e Jamie Foxx? Giustizia, e devi dirmelo, se no giustizia, io no, ho presente un film che si chiama vediamo se c'è l'audio, perché è cruciale. Certi hanno l'audio, certi no. Comunque, la canzone che si chiama We Can Work It Out. We can work it out. Life is very short and there's no time. No, quindi life is too fucking short. Life. Sì, life is an easy one. Gerard Butler, sì. Law Abiding Citizen. Quello è un film che ti tilla molto, è molto divertente, perché lui non hanno idea di con chi si mettono. E lui si incazza, ma si incazza! Qualcosa? No, con Vin Diesel, di Sidney Lumet, che si difende da solo. Ah, non lo so. Qui non c'è l'audio di nuovo, cazzo, vediamo un attimo. Ah no, ma è Windows Media Player, no, via, 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 via. Via, 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 via. Vin Diesel ha fatto Salvare il Soldato Ryan, no? No, questo qui è proprio il protagonista. Vabbè, è quello che di notte, come si chiama, fantascienza. Che finiscono nel pianeta e diventa tutto buio. Che cosa? Che cosa? Cioè, perché mi fa patire così sto? Dai, apri il disco. Aprilo, dai, non fa così. Ecco. Vai. Ok, Play Movie. Sembra che funzioni.
grasso che corre. Allora, questo è Erin Brockovich. Erin Brockovich, voglio farvi vedere l'inizio, perché è un altro caso di personaggio. Chi è, che bisogna, cosa deve fare, perché? Molto semplice. Cerca lavoro. Non ha nessuna competenza. Però no, ha una competenza, ha una grande dialettica, una grande comunicativa. No, è un entusiasta. Vabbè, ma cioè, anche, ancora una volta elabora su questo. Non è solo che dice troppo, cioè, si sente che ha bisogno di trovare un lavoro. Sì, ma paragona il dottore, che sembra la buonanima del mio maestro Claudio Gifava da giovane, e lei, cioè non si è proprio vestita proprio per andare al colloquio di lavoro. Cogliete, non so se, cogliete l'accento da Southern, no, da texana. È un po' strascinata, è un po' volgarotta, ecco, cioè, poi anche l'insistenza sui figli, sui mariti che l'hanno abbandonato, non è proprio che convince il dottore. No, poi gli dice c'ha un bel ufficio, lui ha... Gli americani sono bravi anche qui con primari, il modo in cui gli dice grazie è agghiacciante, no? Grazie, perché poi a un certo punto intuisci, ma vabbè, ma anch'io gliele guarderei, scusa. Intuisci anche, è Julia Roberts, sai. Ho capito, ma però secondo me, se io ti chiedo, il dottore non lo vedremo più, ma secondo me al dottore un po' gli dispiace, ma non perché è gnocca, cioè vorrebbe anche aiutarla. Però lei ha proprio toppato la presentazione. Quando lei dice senta, lei cambia espressione, è geniale, stupendo, bellissimo, no? Perché hai capito che questo lavoro non lo becco. Però hai una che è... ragioniamo su quello che ci serve. Questo personaggio qui, se ha un problema, che problema ha? A parte quello di trovare lavoro, ha anche un po' quello di... E beh, di ripulirsi un pochino, di darsi un po' di... Cioè, è una volgarottona anche un po'. La sua famosa battuta in questo film, che è leggendaria, è stata come ha fatto ottenere tutte queste firme, 560 pompini. Non, cioè, il personaggio si presenta anche così. No, con forza, poi nel corso. Ma sì, cioè, è molto bella, è molto... Però l'hanno anche un po'... Cioè, Julia Roberts ti lascia col sorriso, cioè veramente bellissima. Qui è anche un po' volgarita, no? È un po' volgare. Non è adatta per questo lavoro qui. Ok, quindi, un problema immediato, il lavoro, quindi i soldi. Un problema latente, che è un problema, se vuoi, di crescita, un problema è un problema più inerente alla natura del personaggio. Insomma, è troppo. Io non me la metto in ufficio una del genere che mi parla, c'ha il bambino, c'ha 40 di febbre, marina, cioè, deve scappare. Tutte le cose che dice, ho fatto sta cosa qui, però poi non l'ho dovuta fare, però mi sono occupata di geologia. Ok. Ma lei lo capisce che non sta andando bene, cioè sta che incomincia, ci prova, no? Però, vabbè, vediamo un possibile futuro, una futura occupazione che poi viene anche citata nel film. Va bene, no, mi fermo un po' più avanti, ok. Vabbè, ma siete veramente... Ma poi le ragazze addirittura che fanno... Sempre loro, no? Cioè, 21 anni e pensi a queste cose qua. Io ancora giocavo con i soldatini. Yes, scusa. Ma anche tu. Abbiamo lo streaming con Bari, dai. Allora, fermatevi. Ho piacere che siete contenti, ma fermatevi. Allora, aggiungete a quello che abbiamo visto l'atteggiamento
decisamente poco, come dire, ortodosso, diplomatico, adeguato. Allora, questa è una donna che decisamente parla troppo, ha bisogno di essere è eccessiva, cioè quindi deve eccessiva in tutto, cioè davvero ha bisogno di, non è che ha bisogno, ma il suo, è una storia vera, il suo percorso sarà quello di diventare poi un avvocato, cioè, no? La storia è che lei diventa, comunque, attenzione però, perché il film ruota attorno all'ennesima causa per, come Michael Clayton, per tipo l'Ilva, ecco via, cioè responsabilità di una grossa società nell'aver provocato danni ambientali che risultano poi in cancro. Sarà comunque la sua capacità comunicativa e tutto sommato la sua spontaneità a risolvere il caso, cioè laddove non erano riusciti gli avvocati, lei, che è una donna semplice, si conquista la fiducia della gente, riesce a creare questo movimento che poi un fatto che è veramente successo, cioè avrà, creerà questa causa class action contro questa company e la fa vincere poi al suo avvocato, cioè questo stesso avvocato di cui diventerà poi socia. Naturalmente in questo film non c'è, attenzione, ci sono dei contrappesi, non c'è l'elemento della storia d'amore possibile tra i due per una differenza di età, è molto divertente il fatto che Albert Finney ci abbia un'altra età e la veda, se, ci sono uomini di una certa età che riescono a viversi saggiamente il fatto di non avere più 20 anni, ce n'è un altro famoso che invece non se lo vive bene, no? Sì, però quello lì è più famoso di tutti, no? Cioè, c'ha la fidanzata col cane. Io, per esempio, che ho una figlia di 22 anni, giuro che non, cioè, che per me lei è, me la vedo col cestello dell'asilo e il grembiule, cioè, tutte le donne sotto i 30 sono bambine che vanno protette dall'uomo. No, voglio dire. E questo è un personaggio sano, non è uno che ci prova con lei, anche se lei viene immediatamente ritratta come una che eventualmente, magari, non dico con lui, ma in generale non si fa tanti problemi, no? Non è quindi è un tipo di rapporto che ha, su cui perdi un potenziale ma ne aggiungi un altro. Perché? Perché un po' ci spostiamo su un tipo di relazione. Ricordate, poi le relazioni uomo-donna in un film sono sempre delle relazioni che hanno a che fare con i modelli classici della vita, no? Cioè o c'è l'amore o c'è, non ci sono tanti film sull'amicizia uomo-donna perché non ci crede nessuno. Ti presento Sally, ma come finisce? Che stanno assieme, no? Cioè, oppure un uomo di questo tipo è una variabile del mentore e quindi simbolicamente del padre, cioè lui le insegna un mestiere, però come molti padri è uno che prima di arrivare ad andare d'accordo con questa matta, cioè ce ne vuole, va fuori, cioè, veramente, però ecco, siamo in quell'ambito, quindi vivete, se dovete raccontare questo tipo di rapporti non abbiate timore di appoggiarvi ad una simbologia che è molto definita, no? Cioè lui c'ha 60 e più anni, lei ce n'ha 30, non sono fatti se non attraverso casi molto molto particolari per avere una relazione sentimentale. Hanno un altro tipo di relazione, che è una relazione affettiva naturalmente, non intendiamoci, che si gioca su un altro livello. Vorrei andare un attimo più avanti proprio per completare questo arco dei movimenti. Avete visto come qui i movimenti che abbiamo visto sono molto più serrati e molto più distinti. Cioè, primo, in qualche modo, chi è, ma attraverso cosa ha bisogno? Che cosa le succede? Quindi, come il suo bisogno diventa ancora più specifico, sempre continuando a definire chi è lei e nel frattempo introducendo anche questo personaggio importante nella storia, che cioè non è l'antagonista, sapete che
ci sono delle categorie di personaggi, c'è cioè chi si oppone al protagonista, protagonista. Fra l'altro, per chi ha fatto greco, cioè queste cose sono molto interessanti quando le definisci attraverso... No, protagonista è il primo attore, colui che agisce per primo o agisce principalmente. Antagonista è colui che agisce contro. In questo caso c'è quello che si chiama un deuteragonista, che è il secondo protagonista, cioè è un protagonista che sta a fianco della tua protagonista, che lei anche come da titolo. Cioè. È assolutamente il mentore, cioè figura di, è un padre simbolico, quindi un mentore. No, you told me I'd be sick. È una che ha delle qualità, cioè deve migliorarle, ha delle qualità. Il problema qui non sarà lei in senso stretto, cioè non è lei che diventerà qualcos'altro, ma diventerà qualcos'altro attraverso quello che succede, cioè qui abbiamo un personaggio la cui circostanza tende ad esaurirsi perché cercava un lavoro, l'ha trovato, quindi il film, la storia, deve essere alimentata da un evento esterno, cioè deve succedere qualche cosa. Abbiamo finito questo primo movimento, lei ha trovato una sua parvenza di equilibrio, naturalmente non sarà sufficiente, farà altri casini, ha creato una specie di rapporto con questo suo mentore, poi avrà anche una storia d'amore che sarà una sottotrama che va avanti, ma non sappiamo ancora che cosa succede nel film. Lei si occuperà di una causa, di quelle che apparentemente perdute o non fanno strada. E che cosa succede? Che le qualità, ma perfino anche i limiti che abbiamo mostrato di lei, diventeranno elementi attivi all'interno dello sviluppo di questa narrazione. Cioè lei, usando quello che è e quello che sa fare e quello che può fare, risolverà un problema che Ed Mesley e tutto il suo staff, avete visto anche di donne abbastanza corpulente, anzianotte, cioè l'ufficio aveva bisogno anche di una rinfrescata, magari lei lo rinfresca un po' troppo, però insomma... Notare questa, qui si trovano le loro cartelle. È un film assolutamente divertente, però è anche più di quello che promette. Ok, ora andiamo da un'altra parte. Io comunque non ho mollato su, non dico su Titanic, sì, ho mollato perché non ce l'ho. A meno che ripeto, domani qualcuno non... Ce l'hai Titanic? E portalo domani. Se c'è i Titani, portalo domani. Senti, possiamo andare avanti a... Normalmente, per esempio, un film che porto qui è Contact, perché ha delle cose straordinarie. Apocalypse me lo tengo per domani. No, 2001 Odissea nello spazio non è un film su cui possiamo parlare di sceneggiatura. Possiamo parlare di tutto il resto, ma... Ma ok, allora adesso andiamo in qualche modo su roba più tosta, su cui spenderemo un po' di tempo. Ok. Fate una veloce pausa sigaretta. 10 minuti di pausa. Sì. Intanto io faccio partire una pausa sigaretta. Ma voi chiedetemela la pausa, mica sono cattivo, cioè. Vabbè. Ed un film molto sofisticato, molto delle cose. Vedremo delle scene all'inizio e Schindler's List naturalmente è un film molto, cioè, argomento è noto, ma quello che mi interessa farvi vedere è che per tutta la parte che noi vedremo, no, vediamo una parte. Per tutta la parte che noi vediamo, Schindler's List funziona come una commedia.
Cioè ci sono numerosi momenti in cui sorridete o addirittura ridete all'inizio del film, per i primi 20 minuti, 20-25 minuti. E questo è tutto sommato ovvio, perché se dovete arrivare a commuovere, non potete caricare emotivamente il film all'inizio, anzi, molto intelligentemente, ma anche con molta logica, si abbassa di molto la forza emotiva e anche tragicamente emotiva del racconto. Insomma, è un po' come la progressione drammatica: le lacrime devono arrivare alla fine, non devono arrivare all'inizio. Devi arrivarci, e per arrivarci con maggiore abbrivio, io all'inizio addirittura ti faccio credere che sei in una commedia, cioè che il mondo che viene descritto all'inizio sia un mondo con degli elementi leggeri, salvo che questa scena che vediamo adesso, qui facciamo riferimento, che non era una sceneggiatura, secondo me è stata aggiunta. Perché è stata aggiunta? È stata girata dopo da Spielberg proprio per quello, per creare una scena simbolica che comunque all'inizio dicesse di che cosa si parla. Peraltro è una scena dove non ci sono dialoghi e dove, vediamola, dove il senso è giocato in una maniera molto sottile. Perché? Allora, che elementi riconosciamo? Sono ebrei. È lo Shabbat. Una famiglia ebrea che recita la preghiera in Yiddish, va bene, ma questo è... Cioè, in Yiddish significa che non è ambientato nel 2014, c'è già un elemento... Tutto quello che vuoi, anche come sono vestiti. Però cosa vedi? Prima, è vero, è vero. Il passato dal colore perché è nero. Va bene, va bene, va bene, tutto vero, ma guardate, quando dico cinico, che cosa è successo a sti ebrei? Sono diventati fumo. Ma cosa hai visto nel... Certo, va bene. Quindi vedi una famiglia che c'era. È la camera vuota, che non ci sono. È una famiglia che non c'è più. Allora, se io ti dicessi, scusa, sorrido, ma naturalmente l'argomento è greve. Se io ti dicessi, descrivimi attraverso una simbologia l'olocausto, gente che c'era, gente che è sparita. Prima c'erano e poi spariscono. E come spariscono? In fumo. Minchia. Fatto da un ebreo. Prima ci sono e recitano il Kaddish, il Shabbat. Poi non ci sono e quello che rimane di loro è? Minchia. E non solo. Sulla transizione questo fumo diventa il fumo di un treno. E che cosa servivano i treni? A portare le famiglie da casa loro di sterminio. I campi di concentramento sono un'altra cosa. E anche la canzone finisce proprio nel momento in cui la fiamma si spegne. Sì. Terribile, eh? Terribile. Quindi è come se lui dicesse, non c'è niente da ridere, però non lo fa in una maniera sì, pesante, esplicita, non ti spiega niente, non ti, vabbè. Poi andiamo avanti. Qui ci possiamo stare un bel po', ma cerchiamo di essere sintetici. Come si chiama questo film? Schindler's List. Ok, cosa significa essere nella lista di Schindler? Salvo. Ok, bene, ottimo. Come si fa ad ammazzare milioni di persone? Quindi le devi mettere in lista. Ok. Allora, che cosa stai vedendo qui? La messa.
il processo di creazione della lista di quelli che finiscono in questa lista e che quindi stai vedendo il processo dell'olocausto, come nasce, come si sviluppa, anzi addirittura grazie al genio di Spielberg, questa scena, c'ho la sceneggiatura da qualche parte, proprio ve la potete scaricare, è scritta in una maniera molto diversa. È scritta con la scena che si svolge nel villaggio, all'inizio, piccola stazioncina, burocrate. Vi ricordate la faccia del burocrate? Com'è? Il primo? È più anziano? È amabile. Nome? Chiede gentilmente. È uno. E gli arrivano quattro cosacchi. Quattro... Appena intinge la penna e comincia a scrivere, dove siamo? No, come avete visto? Dove siete? Siamo sempre in Polonia, siamo a Cracovia, Krakow Glovny. Come sono i burocrati, quelli che scrivono? Sono più giovani, sono molto più diretti e non hanno assolutamente una faccia amichevole e sono circondati da soldati tedeschi. E non ci sono più quattro persone davanti a loro, ma ce n'è una marea. Allora tu stai vedendo come parte il processo dell'olocausto e invece di avere uno che ti racconta, allora cominciarono a raccogliere nei villaggi e poi li spostarono nelle case e poi cominciarono a portarli in posti sempre più grossi. In una immagine, in una transizione, la transizione è il passaggio da uno stato all'altro, in una transizione impercettibile, perché tu hai l'impressione di essere sempre nello stesso posto. Attenzione, nello stesso posto, nel primo posto, ci sei nel 39, i polacchi invadono la Polonia, a Cracovia sei già nel 42, sono passati 3 anni, no? 2 anni e mezzo, no, 41, dalla macchina da scrivere alla stazione di Cracovia, li stanno raccogliendo perché li portano assieme, poi li mettono nei ghetti e poi... Cioè, l'olocausto, io ammetto, sono un esperto, so tutto, ho visitato, lo sterminio degli ebrei tecnicamente inizia a fine 41, dopo... Prima iniziano a sterminare gli ebrei in Lituania, il primo paese dove vengono sterminati è la Lituania e la Lettonia, a Riga, sono tanti, li raccolgono e li uccidono, li mettono nei camion e li uccidono col gas di scarico, fanno qualche fucilazione, ma soprattutto fanno così, perché stanno perfezionando un modo. Nel gennaio del 42 c'è un fatto, lo dico per i nostri amici che streamano, che si chiama Conferenza di Wannsee, che è una conferenza tra alti ranghi dell'SS, del governo tedesco, comandati da un personaggio che si chiama Reinhold Heydrich, che era che fu ucciso nel 42 a Praga da un attentato terrorista, era la persona che era incaricata di sterminare gli ebrei. A quella conferenza c'è presente Eichmann, che è un maggiore. Eichmann è il responsabile della logistica, lui si cura dei trasporti. Non è un personaggio, cioè non è un personaggio di grande rango, è un maggiore, no? Heydrich è uno dei possibili successori, plausibili successori di Hitler, ma Eichmann, che poi fu condannato a morte, impiccato dagli ebrei nel 61, disperse le ceneri per non avere neanche una tomba e che fu, come dire, divenne un po' il capro espiatorio di tutto l'olocausto, in realtà era un piccolo funzionario che organizzava, no, piccolo, importante, ma non è quello che ha concepito l'olocausto, quello organizzava. Quando studi, analizzi un po' la guerra, capisci che tante cose strane che poi non sai. Cioè,
Hitler, io non credo, ma non c'è nessun documento storico che lega Hitler alla decisione di sterminare gli ebrei. Non è un ordine che diede lui, non lo diede ufficialmente, non c'è nessun documento in cui Hitler parla della necessità di sterminare gli ebrei. Ne parla come di un popolo ostile, nemico. Ma dire, per ammazzare 6 milioni di persone, sono i dati dell'Olocausto, bisogna avere una catena di comando. Questa catena di comando non è mai stata ricostruita. Cioè, arriva fino a questa conferenza di Wannsee, dove si decide che la soluzione al problema, cioè, parlano proprio di soluzione al problema ebraico, è lo sterminio. Fino a quel punto sono state esaminate delle possibilità diverse. A un certo punto, storicamente, i tedeschi hanno pensato di raccogliere tutte le popolazioni ebree dell'Europa e di deportarle, di trasferirle, anzi, pensate, in Madagascar. Vedi, lo sa, in Madagascar. Perché erano delle colonie. In Tanzania c'erano i tedeschi, ci sono stato adesso, nel sud dell'Africa c'erano delle colonie tedesche, loro volevano trasferirli. Improvvisamente questa idea diventa una necessità. E dal 1942 si comincia a lavorare all'Olocausto, cioè Auschwitz viene costruita, Auschwitz-Birkenau viene costruita nel 1942 e inizia ad operare nel 1943. Non è una cosa che inizia subito, passano anni, no? I primi campi di sterminio sono costruiti in Polonia e cominciano a operare anche quelli nel 1943, sono 5. Si chiamano Sobibor, Chełmno, Bełżec, Treblinka ed Auschwitz, che è un campo di sterminio e di concentramento allo stesso tempo. Alla fine la verità è che gli alleati sono pronti a fare la pace con i tedeschi, no? Cioè a fare una tregua. Stanno trattando, lasciandogli una parte di Europa, quella che hanno già conquistato, e fermandosi. Gli americani cominciano a operare sullo scenario europeo nel luglio del 1942, c'è lo sbarco in Africa. Nel 1943 sono sbarcati in Sicilia, ma l'invasione della Normandia è il giugno del 1944. Da che si deduce una cosa che la storia, cioè che è uno dei grandi interrogativi della storia. I tedeschi hanno perso la guerra perché hanno destinato più risorse a distruggere gli ebrei che a vincerla. È incredibile. Per spostare milioni di persone attraverso l'Europa hai bisogno di mettere a disposizione tutto il sistema logistico che ti servirebbe per trasferire truppe e rifornimenti, armi, carburante, mezzi, soldati. Questo sistema di trasporti viene quasi completamente destinato a trasferire convogli di ebrei. E io realmente mi domando, ma come cazzo è possibile che questi qui, cioè che leva ha spinto? Quindi vabbè, sull'argomento, l'argomento mi affascina, io non sono di origine ebraica, ma mi affascina semplicemente come fenomeno. Mi piacciono un po' abbastanza i grandi stermini della storia. Quando sono andato in Cambogia mi sono assolutamente appassionato a Pol Pot e alle sue gesta mirabili. Però, tornando al linguaggio del film, la grandezza di questo uomo, di Spielberg, è compensare 3 anni, 2 anni e mezzo di storia in una inquadratura, dove all'inizio c'è poco e alla fine c'è tutto. No? C'è una macchina enorme, ed è una macchina che è costruita sulla burocrazia. Cioè, per uccidere le persone, per prima le devi trovare, anzi, devi fare in modo che loro vengano da te. Non devi andarle a prendere, le fai venire, le attiri. Prendi il nome, ti organizzi e piano piano cominci a spuntare i nomi dalla lista, li metti in un posto dove li raccogli tutti insieme, organizzi un treno, li metti in un treno e li porti in un posto dove possano essere uccisi, che devi preparare, perché ci vuole, sono tanti, ci vuole un sacco di fatica, ci vuole un sacco di... E lo fanno, un'impresa titanica, incredibile, una di quelle imprese per cui i tedeschi vanno famosi, no? Cioè,
organizzativamente non molto orgogliose, giustamente, ma solo i tedeschi possono concepire una cosa del genere, perché l'enormità di uccidere una razza è una cosa impensabile, cioè qualcuno ti scappa. C'è una frase ad Auschwitz, sul museo di Auschwitz, dove un pensatore anche dice, vedi, volevano ammazzarci tutti, ma sono riusciti ad ammazzare solo metà, è per questo che noi siamo... Di 11 milioni di ebrei che c'erano in Europa ne hanno ammazzati un po' più di metà. Sono tanti, 6 milioni, proprio metterli assieme... E l'hanno fatto grosso modo in un anno, dal 43 al 44. Primi del 45, Auschwitz viene liberata nei primi del 45, Treblinka, Sobibor, gli altri campi della Polonia sono già stati abbandonati alla fine del 43. Auschwitz è quello che dura più a lungo. No. Poi sono i campi in Germania dove muori di fatica, di stenti, ma sono numeri diversi. Cioè un conto è una fabbrica dove arriva treno, scarica persone, le mandi alla camera gas e le bruci a migliaia al giorno. A Treblinka, credo, un giorno hanno ucciso 25.000 persone. Ucciso vuol dire che la camera gas non è uno stadio, cioè è un posto piccolo, dove c'entrano 100, 200 persone, cioè fai i turni, li fai entrare, li gasi, ci vuole mezz'ora, li scarichi, ci vuole un'altra mezz'ora, poi ne fai entrare altre 200, allora non basta, ne costruisci altre e le riempi a ciclo continuo, di giorno e di notte, e appena escono le bruci. Ma avete presente che cos'è da un punto di vista organizzativo? Normalmente sono orripilato da un punto di vista umano, ma penso anche alla... E queste strutture funzionavano con poche persone. Erano a parte Auschwitz, che aveva una guarnigione enorme, gli altri erano posti piccoli. Va bene. Qui mi interessa il linguaggio. E questo film, insieme a Schindler's List, devo fare un pochettino di schema. Vabbè, spreco un altro foglio. Ha due poli che sono esattamente quelli di cui abbiamo parlato. Allora, la lista di Schindler è la lista di chi si salva. Ma, diciamo, un conto è Schindler, che salva la gente, un conto è la lista, e qui sei vivo o morto. E tutto nel film, all'inizio, è un bilanciamento tra... la storia della lista e la storia di Schindler. E Schindler non abbiamo ancora visto. Cioè cominciamo, il film inizia, due passaggi che abbiamo avuto, due scene, hanno a che fare, prima con questa scena simbolica sul destino degli ebrei, secondo sull'organizzazione dell'Olocausto. E poi è una cosa molto affascinante, molto interessante. Salutiamo i nostri amici di Bari. Non ci hanno detto niente. Va bene. Ok. Prima spiego la creazione del tempo filmico, che è un problema di linguaggio. Piano. L'ufficiale superiore con la sua concubina, un ufficiale inferiore, un capitano, al tavolo con lui, un suo attendente. Sullo sfondo c'è il signore che ti ha offerto da bere. Domanda, lo conosci? No. Find out, cioè scopri chi è. Siamo su questo piano, su questo, si chiama totale, c'è cioè un secondo piano, un primo piano. Il capitano si alza e va al tavolo dove c'è il signor Schindler. A questo punto che succede? Si siede. No, a questo punto c'è uno stacco e cambio la prospettiva e mi dedico a un piano a due, no? Un totalino, un piano a due, dove il maggiore parla con la fidanzata apparentemente di cose di cui non ce ne può fregare una pippa. Cioè, Agnieszka, sarebbe bellissimo sentirti cantare adesso in un piano a due su cui ci domandiamo, ma se l'azione principale è quella, perché stacchiamo su questa? Perché abbiamo bisogno di creare il tempo filmico. Perché? Perché quando ritorniamo al totale precedente, Schindler ha già disposto del capitano. Mi spiego? Cioè, allora, di quanto tempo avrebbe bisogno Schindler per convincere il capitano a sedersi con lui? Un capitano che va lì a dirgli, chi sei tu? Perché ci hai portato da bere? Io sono Schindler, voglio semplicemente fare la vostra amicizia. Ma noi non abbiamo nessuna intenzione di fare la tua amicizia.
ma non importa, ma io ti offro da bere, vieni con me, vedrai che ti convinco, secondi, minuti. Ma se io, come diceva Hitchcock, stacco sulla mosca che cammina sul muro, ho creato una compressione del tempo e quando posso tornare attraverso uno stacco, no? Che crea un tempo sospeso, sospeso. Abbiamo levato la continuità del tempo fisico, no? Dei secondi che durano tot, durano quanti centesimi durano i secondi? 100? Boh, 100 centesimi, sì, 100 centesimi di secondo. Sì, sì. Come? No. Le parole sono un altro tempo, sono un'altra unità di misura. Se tu non hai quello stacco, tu non puoi accettare che il capitano si stia sedendo con Schindler, perché tu questa cosa non lo vedi e la costruzione linguistica che ti è stata mostrata ti dice che nel tempo in cui il maggiore parlava con Agnieszka, Schindler in qualche modo ha convinto il capitano. Esattamente come Hannibal ha convinto a suicidarsi il suo vicino di che si chiama, non mi ricordo come, non lo vedi. Cioè entri in una forma mitica del linguaggio, in una forma in cui tu ti stai liberando dai vincoli del realismo e stai lavorando sul linguaggio. Ma la convenzione del linguaggio cinematografico ti dice che tu non puoi, cioè o tu acceleri il tempo, si può fare, l'ha fatto Kubrick in Arancia Meccanica. Cioè, come faccio a far vedere una scena di sesso dove Alex giace con due ragazze ma non voglio perderci tanto tempo? Accelero. Via. Si può fare, no? Ma è aderente ad un tipo di linguaggio che in quel film è accettabile. In questo film tu... E vedi, nessuno si accorge di questo, ma se lo devi fare, devi sapere come. Hai bisogno di quel tempo. Ma non solo. Il tempo filmico è una costruzione necessaria naturalmente ad un altro scopo. Qual è lo scopo? È quello di determinare senza alcuna ambiguità che Schindler, personaggio che non conosciamo, di cui non sappiamo niente, ha una tale capacità di affabulazione che un capitano come questo se lo magna, non è un problema per lui. Fa ridere, arriva questo che gli fa una domanda, ma siediti qua e bevi con me, ma che cazzo vuoi? Lascia perdere, no? È già risolto, tant'è vero che il maggiore, attenzione, che sta corteggiando Agnieszka, si ferma e dice, ma che fa? E lascia Agnieszka per andare a intervenire su questo personaggio che si permette una... Cioè, ricordatevi il concetto di power play. Allora, se tu entri nel club di Cracovia, dove la maggior parte dei tuoi clienti sono ufficiali dell'SS, apparentemente, se sei in borghese, chi è che comanda lì dentro? Tu che sei in borghese o loro che si stanno pappando la nazione e che incidentalmente stanno anche massacrando, cominciando a massacrare mezza Europa? Beh, insomma, è come dire, stasera mi faccio una nuotata, però scelgo la vasca dove ci sono gli squali e nuoto con loro e dico, sai che c'è? Sono anche più veloce. Cioè. E anche li provo. Ehi, squalo, squalo è merda. Li vado a provocare. Perché? Perché sono più potente. Naturalmente sono più potente nella costruzione narrativa. Guarda che cosa fa, guardati che cosa fa Schindler adesso con il maggiore, un maggiore, cioè 4 stelle. Guarda, aspetta qui. Maggiore. Cioè, il maggiore viene a farmi il culo e io gli vado incontro, lo accolgo come se fosse mio fratello. Guarda, parliamo di calcio. Che cos'è questo? Classica azione di? Contropiede. Magnifico. La difesa ti viene avanti, aggressiva, e tu... e va in porta. E questo rimane... Ragazzo, ma era... Dybala, cioè, volevo fermarlo io, no, dovevi fermarlo tu. E sei già al tavolo con lui, sei già
sei già fottuto. Cioè, cosa bevi? Per noi, per la signora, non puoi lasciare. Ha già posto, uno e due. Allora, torno indietro. Non so chi sia quest'uomo, per due volte mi hanno chiesto come si chiama, ma già adesso so delle cose di lui. Punto primo, l'ho visto prepararsi. Come? Ha tirato fuori il meglio che ha. Il meglio che ha, scelto la cravatta, si è messo la svastica e ha soprattutto ha tirato fuori tutti i soldi. Allora, faccio una domanda, perché la faccio sempre. Se io cercassi una definizione di questo tizio, uno che porta tutti i soldi, però non è che porta tutti i soldi, cioè i soldi sono per darne un pochettino al maître, darne un po' al cameriere, il cameriere che si caga sotto, ma come porta una bottiglia al tavolo? Ma questi se li girano i coglioni mi fanno fuori adesso, cioè una bottiglia, quello che sta lì con la sua fidanzata sotto il tavolo, ma per favore, scusa, se mi chiedesse chi è che mi rompe i coglioni, come ti chiami? Digli che lo mando io. E questo glielo chiede, e dice, quello là, e poi sparisce. E quello là è in grado di gestirsi la situazione tranquillamente. Allora, c'è un rischio in questo frangente, no? C'è il rischio che questi ti prendano male e ti facciano, so, non è che li mandano direttamente al forno, ma non è che si scherza con... quindi uno che è lì, uno che rischia usando i soldi, a che idea si avvicina un personaggio... Un giocatore d'azzardo, ragazzi, voi siete brillanti. A Taranto c'è dell'intelligenza. C'è dell'intelligenza. È un gambler, è uno che punta. Cioè, scindere uno che è lì per divertirsi. Sì, lui vuole fare i soldi, ma cioè, non è che dice io per fare i soldi c'ho un mio piano. Punto tutte le mie risorse e vado là dove c'è il piatto ricco e punto. E vediamo se vinco. Metto in gioco le mie qualità. Quali sono le mie qualità? Che sono il più grande paraculo che hanno mai visto su questa parte del... Cioè, sono un paraculo di dimensioni. Ma chi sei? Non si sa, sono un gran paraculo. E sono furbo. Cioè, il capitano, ma va che... Il maggiore, e via, fratello, che prendiamo un per noi. Ale, via. Fatto. Ok, andiamo avanti. Perché è così che conosciamo Schindler. E vi dico, qual è la tua scena? Questa. È una scena di dialogo, la mia scena preferita. Se l'avessi scritta io non verrei neanche a trovarvi. Va bene. Ok, allora, Judenrat, lo chiedo a Jasper che conosce bene. Guardate, questo Spielberg è ebreo, come li descrive? Fanno casino, parlano di soldi, sono un po' cialtroni. Questa signora, questi sono gli ebrei, bene, non sono quelli che hai visto all'inizio che vengono dalla campagna, questi c'ha soldi. Questi dice, sono venuti a casa mia, adesso ci sta un ufficiale ebreo, no? Scusa. No, gli altri due, questi due azzeccagarbugli, che cosa dobbiamo fare? Non lo so, e tutti intorno che parlano, un casino della Madonna, tutti lì a domandare, a preoccuparsi. Entra uno che è alto 2 metri, cioè, e c'ha un giubbotto di pelle e dice... Cerco Isaac Stern. Cioè, come dice a Genova, il bianco. E c'è uno bastardissimo che si gira proprio e dice, sto cazzi tua. Non glielo dice, ma è chiaro. E c'è il povero Isaac, il povero Ben Kingsley, sono io. Perché uno che arriva vestito così, con la svastica, è come quando suonano alle 10 di mattina, è successo 2 giorni fa, e ho detto, porca puttana, questa è una multa, perché alle 10 di mattina ti possono rompere il cazzo solo per portarti la multa, ed è una multa 66 euro di mia moglie, peggio della multa, questo non mi porta buone notizie, per niente, quindi non sono proprio contento, ma qui siamo sorpresi. Allora, torno indietro e vi faccio delle domande. Le caratteristiche che avete visto a Schindler nel locale ci dicono di uno che è un grande giocatore. Poi faccio un'altra domanda, lo faccio alle ragazze e anche ai ragazzi.